Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da Forum Droghe in collaborazione con CNCA, Società della Ragione, ITARD, CGIL. Buongiorno a tutti, benvenuti Scusate, io ho a il... questo webinar organizzato da Forum Droghe in collaborazione CNCA, Società della Ragione, ITARD, CGIL. Scusate un attimo, ecco. Scusate, avevo un ritorno a questo webinar Oltre Sampa, che è stato organizzato, come vi dicevo, da Forum Droghe insieme a una serie di associazioni che sono la Società della Ragione, CNCA, Associazione Luca Coscioni, CGIL, ITARD, ITAMPUD, Same Eretto al Porto, LILA. E spero di non essermi dimenticato qualcuno, scusate, questo piccolo problema mi ha distratto. Questo webinar che vuole ragionare intorno alla serie Sampa, la serie A, dimenticavo Antigone, chiedo scusa, la serie Sampa che in queste settimane ha avuto un grosso riscontro su Netflix ed ha riaperto improvvisamente e bisogna dire inaspettatamente anche il dibattito pubblico sulle droghe. L'idea era oggi, insieme a tutti coloro che hanno dato la disponibilità a partecipare, a ragionare a partire dal dibattito che si è sviluppato nelle ultime 2 settimane in Italia sulle droghe, stimolato da questa serie su San Patrignano, per capire esattamente che come era la situazione di allora, come si è sviluppata e come la situazione di oggi. Fuori luogo, i Forum Droghe nel frattempo hanno anche organizzato 2 piccole dirette Facebook questa settimana. Continueremo nell'approfondimento, ma ora la faccio breve e passo la parola a Stefano Vecchio, che insieme a Riccardo De Facci e Maria Teresa Nini introdurranno questo webinar, per cui cercano di attivare il microfono, No. se cioè vedete il Forum Droghe, che è ex da qualche giorno, direttore di dipartimento per le dipendenze del Sì. Sono Stato. anche io un ex, come tutti gli ex di San Patrignano, diciamo. Allora, buongiorno a tutti. Beh, ormai siamo in una fase anche molto avanzata del dibattito, per cui i temi che stanno emergendo dalla discussione intorno a questa docuserie, come viene definita, sono effettivamente moltissimi. E devo dire che all'inizio sono uno di quelli che si è anche un po' arrabbiato per il fatto che una docuserie è riuscita a promuovere una discussione così ampia sulle droghe, quando noi da tempo stiamo provando a stimolarla, ma non ce l'avamo riusciti. Dall'altra invece mi pare che tutto sommato forse noi dobbiamo anche un po' aggiornare, no, i nostri modi di intervenire nello spazio pubblico, anche forse contribuire a ricostruirlo. Quindi la prendo come uno stimolo, soprattutto per il fatto che mi sembra che il dibattito stia interessando non solo gli addetti ai lavori, ma anche molti giovani, ad esempio, molte persone che all'epoca non erano nemmeno nate, e che sanno, almeno da quello che appare dai social, anche delle reazioni abbastanza attive, critiche, mi preoccupa di più, diciamo, la discussione e le implicazioni che hanno quelle aree, chiamiamole così, di ceto medio, di famiglie che sono colpite più dai media, che invece stanno reagendo, a mio parere, in modo negativo, riproponendo sempre l'allarme, eccetera, eccetera. Ora, intanto mi sembra che quindi questa discussione aperta dalla docuserie abbia aperto un terreno, come dire, potrei chiamare luci ed ombre della docuserie piuttosto che San Patrignano, no? Un terreno scivoloso che tende a, come dire, a relegare, da una parte a relegare l'episodio a 35 anni fa come un fatto storico e dall'altra in qualche modo a salvare alcune cose a partire proprio dal fatto, dalla storicità, dalla situazione molto specifica e particolare del tempo. Io personalmente penso, mi viene in mente
un vecchio adagio che è fabula narrata. Io credo che invece noi dobbiamo riprendere a analizzare quella realtà, che è la docuserie, anche se con una forma narrativa naturalmente particolare, specifica, mette fuori in un modo spesso contraddittorio e ambiguo, per provare a riflettere sullo stato presente, anche considerando l'ampiezza del dibattito. Mi pare che il mondo della politica taccia abbastanza, un po' distratta dal coronavirus, un po' perché forse, nonostante la docuserie, forse non vedono Netflix, diciamo, nel Parlamento, tranne Giorgia Meloni, che mi pare sia una di quelle che invece si è intervenuta naturalmente a difesa di Nuccioli. Allora, io avrei individuato 5 punti che vorrei proporre del dibattito. Uno proprio che vorrei, insomma, attraverso i quali vorrei mettere in evidenza questi aspetti un po' scivolosi, altalenanti, che il dibattito della docuserie sta mettendo in evidenza. Il primo punto è quello della doppia verità, no? Lo dicevo prima. Dice che all'epoca lo Stato era assente, non c'erano altre esperienze di riferimento. Intanto la droga stava seminando vittime, le famiglie erano disperate, e quindi i metodi violenti sono stati frutto di un'improvvisazione, ma un'improvvisazione a fin di bene, che poi nel tempo si dice ha prodotto grandi risultati, naturalmente risultati che non sono mai stati dimostrati, ma che tutti i difensori, molto diffusi nel mondo dello spettacolo, abbiamo visto nella docuserie, e nel mondo anche della politica, in qualche modo hanno messi in evidenza. Devo dire, apro e chiudo parentesi, mi fa riflettere molto anche un certo silenzio nel mondo, nel nostro mondo, no? Le cosiddette scientifiche, nel mondo della comunità. Mi sembra che soltanto il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza abbia preso una posizione molto netta. Che succede? Non si sente. Ora? Leo non si sente. No, 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 è Leo che non si sente. Ah, Io sento benissimo. Io sono Maurizio Coletti, sento benissimo. Ciao Quindi, Maurizio. Ma non so, Leo, mi volevi dire qualcosa? Vabbè, io vado avanti, mi sentite voi? Perfetto. sì, sei solo un po' disturbato, ma vai Stefano, vai, vai. Dicevo questo, che mi sembra che solo il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza ha preso una posizione netta con un comunicato stampa. Allora, il secondo punto è il tipo di esperienza che ha costruito, no? Che sarà costruita a San Patrignano. Diciamo, siamo negli anni della 180, dell'esperienza basagliana, e poi successivamente della 180, la quale vengono destituiti i manicomi, no? L'istituzione totale per eccellenza. E noi ci troviamo contemporaneamente invece a ritrovare una struttura che si va a costituire sempre di più come una vera e propria istituzione. Migliaia di persone trattenute con una permanenza dai 3 ai 6 anni, metodi autoritari, violenti, sia sul piano psicologico che fisico. Guardate, viene messo in evidenza il livello della violenza fisica, ma c'è una violenza psicologica, insomma, il termine è anche un po' discutibile. Delle persone che sono quotidianamente ridotte a gregge, a non persone, strumentalizzando la sofferenza, il dramma costruito, la disperazione delle famiglie, anche la loro mancanza di strumenti per affrontare i problemi dei figli, che delegano completamente al patriarca, riconoscendogli il diritto di poter intervenire in qualunque modo. Quindi un'istituzione totale, costruita sulla logica di una setta, no? Che utilizza fortemente il plagio, il condizionamento violento. Quindi vi è una fondamentale violazione dei diritti umani in tutto ciò, una mortificazione delle persone che sono ridotte a gregge, il controllo fisico, le persone non si possono muovere, no? Quelli che riescono a scappare sono particolarmente bravi, molti devono fingere, no, e sopportare questa condizione di violenza quotidiana.
Io devo dire che mi ha sempre meravigliato, io lavoro dal 1981, ho lavorato diciamo dal 1981 in questo mondo, il fatto che non vi fossero dei controlli pubblici, no, perché le leggi lo hanno sempre previsto, insomma, non c'è nessuna struttura che può funzionare senza un'autorizzazione istituzionale, al di là dell'accreditamento e del convenzionamento. E certo, non può essere autorizzata una struttura che ha migliaia di persone al proprio interno, al di là dei metodi, proprio di per sé. Questo principio di base. E mi sembra che tutt'oggi questa struttura è convenzionata per 100 persone, anche 100 persone sono discutibili dal punto di vista di un accreditamento. Vabbè, questo apro e chiudo parentesi. Il quarto punto è l'impresa economica. Si dice che questo a San Patrignano non c'era, non si pagava una retta, ma naturalmente è un'impresa economica che sfruttava le persone, quindi il prezzo non è che non c'era una retta, ma le persone stavano lì, pagavano, lavoravano e contribuivano gratuitamente alla costruzione di un profitto di una vera e propria impresa capitalistica che a sua volta riceveva finanziamenti da settori privati come quelli della famiglia Moratti, ma anche degli altri uomini dello spettacolo, che proprio perché davano finanziamenti, saltavano le file, quindi creando anche all'interno delle discriminazioni ulteriori. È un elemento da non poco, se non lo inseriamo dentro questa situazione, ed è il fatto la completa deregolamentazione pubblica e istituzionale di questo processo, no, che andava avanti. E un punto che tutti hanno messo in evidenza è il fatto che manca una descrizione del contesto. Noi che lavoriamo insomma da tempo nel settore sappiamo perfettamente bene che non è vero che era isolato e c'era soltanto San Patrignano all'epoca. Io faccio giusto degli esempi. All'epoca era già presente il gruppo Abele da tempo, Leopoldo Grosso lo potrà testimoniare con Don Luigi Ciotti, San Benedetto al Porto con Don Andrea Gallo, c'era Capodarco con Don Vinicio Albanese e molte altre che ora non voglio citare. Certo, erano tutti sacerdoti e Muccio si presentava come un laico, ma certo, come un laico che ha creato delle catene, costruito tutto intorno a delle catene. Ma erano attivi già alcuni servizi pubblici che erano stati attivati dalla vecchia legge 605, dagli anni 80 in poi, su tutti i dati si diffondono i servizi pubblici. Io non voglio fare l'apologia di nessuna realtà, ma voglio dire, non era solo, non c'era soltanto San Patrignano, e non è con, non, nel tempo il circuito si è sempre più allargato, e i servizi pubblici sono cresciuti all'inizio, erano anche loro servizi fondati su un paradigma simile, perché insomma l'esperienza di San Patrignano, io dico che de te fabula narratur, è stata centrata sul modello stigmatizzato del tossicodipendente, sulla paradigma morale, comportamento riprovevole, che deve essere totalmente cambiato secondo modelli che decide la struttura, no? Quindi forzando diciamo, la personalità della persona. Diciamo che non erano i modelli di San Patrignano soltanto, erano modelli che avevano in parte anche i servizi pubblici dell'epoca, che diciamo, lavoravano tutto sulla disintossicazione. Ma molte comunità, dobbiamo dirlo, molte comunità, sia presenti all'epoca e tutt'oggi presenti, italiane, seguono l'idea del tossicodipendente, sono il principio che il tossicodipendente non ha diritto di intendere, non è capace di intendere e di volere, che quindi deve seguire un percorso che deve cambiarne le caratteristiche connotate e riportarlo dentro un modello di normalità condizionata. E oggi è ancora questo uno dei modelli di riferimento. Devo dire che i servizi, dall'altra, i servizi pubblici sono rimasti stretti tra un modello di malattia patologico, cui il tossicodipendente non è più considerato una persona che ha comportamenti riprovevoli, ma un malato cronico recidivante che dovrà essere curato a vita e quindi è segnata il suo destino. Ma io devo però dire che i servizi pubblici hanno avuto un grande risultato, quello di allontanare le persone dal mercato dell'illegalità, quella di abbattere completamente la
il ricorso agli atti microcriminali da parte delle persone che usavano droghe, grazie ai trattamenti con il metadone, i farmaci agonisti, spesso anche la capacità di accoglienza, molti servizi pubblici sono riusciti anche ad affrancarsi dalla gabbia del modello della malattia cronica e lavorano tutt'oggi riconoscendo le risorse e le competenze delle persone. Quindi un panorama complesso, variegato, anche contraddittorio, perché è figlio comunque di una legge vecchia e antiquata e arretrata, ma molto più ampio e complesso di come emerge dalla docuserie, che proprio per questo motivo, per questo contesto ristretto, anzi per l'assenza del contesto, rischia di riprodurre continuamente questa doppia verità, cioè la solitudine, l'isolamento, la mancanza di altre realtà giustificano in qualche modo. E mettono in evidenza i risultati positivi, no? La pressione delle famiglie, eccetera, eccetera. Devo dire che in più voglio sottolineare altre due cose, anche nel mondo delle comunità, diciamo, le cose sono andate molto avanti, tutta l'area che fa riferimento sia al coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, ma anche alcune comunità che non si riconoscono nei circuiti nazionali. Forse il termine comunità è addirittura stretto, si è creata una differenziazione enorme di esperienze, comunità brevi, centri crisi, COD, strutture che accolgono anche soltanto per il fine settimana, per persone socialmente integrate, strutture che sono più pedagogiche, più terapeutiche, più verso l'inserimento sociale, insomma, che è un'articolazione ampia di strutture che non si riconoscono più in modo autoreferenziale come i luoghi dove si crea. Si realizza, inizia e finisce un programma, ma come strutture che si riconoscono dentro un circuito integrato da pubblico, terzo settore e aree varie di interventi. Quindi anche qui il panorama è molto variegato, molto ampio, e su questo bisognerebbe riflettere. Altro punto che vorrei mettere in evidenza è che un po' la grande assente forse anche del dibattito, della discussione, perché se vedete anche nella stampa, un minuto. Si tende a dire qual è la terapia buona e qual è la terapia cattiva, no? Come se tutto il problema fosse riducibile alla terapia. Il nostro problema è che noi dobbiamo andare oltre il modello e il concetto di terapia. E quindi io credo che che la dicotomia è questa: chi continua ancora a pensare che bisogna che ci troviamo di fronte a dei malati o a delle persone che devono andare in carcere, vorrei ricordare. Un'altra delle cose, un'altra grande assente è proprio questo modello, no? Questa la realtà. Le leggi attuali non solo diciamo, creano dei contenitori stretti per i servizi, ma le leggi attuali hanno costruito una forma di reato, quella della tossicodipendenza, che riempie le carceri per circa un terzo di persone e quindi creando una forma, se vuoi, di violenza istituzionale ulteriore. Dicevo, dammi un altro minuto, Leo. La grande assente perché lavora considerata come una prospettiva che opera su un altro campo, è quello della riduzione del danno e della limitazione dei rischi. Dagli anni 80, 90 in poi, fino ad oggi, in Italia c'è stata una grandissima diffusione di esperienze, unità di strada, che intervengono nei contesti del divertimento, insomma, amplissima, che ha lavorato su tutta quest'area. Tutta l'area di persone marginali, di persone che non si rivolgono ai servizi, persone che usano sostanze e che non hanno perso il controllo, no, nei contesti del divertimento, giovani consumatori di cannabis. E oggi si dice, ma la legge è inadeguata, tutti lo dicono, è inadeguata perché ci sono tante droghe in giro, e però si vuole dire ci sono tante dipendenze. In realtà è proprio il concetto di dipendenza che è stato messo in discussione. Grazie anche agli interventi, alle prospettive della riduzione del danno che passano anche attraverso i servizi pubblici e le comunità, che sono centrate sull'idea che le persone che usano sostanze sono persone che hanno competenze, hanno capacità di scelta. Questo è dimostrato anche da moltissime ricerche qualitative fatte in America, in Europa e anche in Italia. Quindi devono, a seconda, diciamo, della fase critica in cui stanno. Hanno bisogno di aver, come richiedono interventi diversi, ma tutti centrati sul riconoscimento delle competenze, come dire, valorizzazione di queste competenze, sulla
possibilità di poter gestire i comportamenti a rischio, di poter fare delle scelte libere, non necessariamente andando ai servizi, ma anche interagendo con interventi, diciamo, per strada. Ora è evidente che noi dobbiamo riproporre, utilizzare questo punto per provare a riattivare questo dibattito in realtà attuale, che in parte si è interrotta per la pandemia, in parte anche un po' per la sordità, diciamo, della politica italiana. E io penso che noi dobbiamo riproporre tutti quei contesti che noi, sui quali ci stavamo impegnando, in prima battuta nel riconvocare la conferenza autoconvocata che abbiamo dovuto rimandare a gennaio dello scorso anno, per riprendere, aggiornarla anche con i temi che questo momento, questo spazio ci offre, ci ha dato la possibilità di realizzare, in particolare il discorso della comunicazione, il coinvolgimento dei giovani, degli intellettuali in questa nostra grande discussione per promuovere un cambiamento radicale nelle politiche, ma anche nei modi di rappresentare e discutere delle droghe. Grazie. Grazie a Stefano, spero che mi sentate. Purtroppo c'è stato qualche problema audio del mio computer, per cui anche su Facebook e YouTube, ce ne scusiamo con gli ascoltatori, ribadendo che poi pubblicheremo il video integrale non appena il webinar. Scusami Riccardo, c'è Maria Teresa Nini. No, no, se c'è Nini, vai con lei, vai con lei. Per cui do immediatamente la parola a Maria Teresa. Mi sentite? Siamo, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Purtroppo ho un po' di problemi con il mezzo tecnologico perché sono in carcere e il computer non mi ha aiutato. Comunque, io sono molto interessata a questo dibattito che si sta facendo intorno a San Patrignano. Sono una vecchia consumatrice e operatrice e quindi ricordo bene San Patrignano e le discussioni intorno a quel metodo negli anni passati. Volevo solamente dire un paio di cose sulla fiction, sulla documentazione fiction di Netflix. Sicuramente manca una parte della, come diceva anche Stefano prima, della verità, insomma, una verità duplice. Lì si legge la verità di San Patrignano, di come da quella serie sembra che l'Italia di quegli anni, per quanto fa anche un po' impressione perché è veramente naif, appare come sbattuta su una problematica che non aveva preso in considerazione o che non si voleva prendere in considerazione, perché io penso soprattutto questo. Una delle cose che mi ha stupito molto è stato guardare le foto delle persone incatenate e tenute nella colombaia piuttosto che nella porcilaia e via dicendo. Queste foto io non ricordo, e voglio dire, e c'ho un'età in cui dovrei averne memoria, di averle viste in quegli anni lì circolare su qualche giornale. Questo per dire che tutta la stampa all'epoca era veramente molto schierata, non si poteva, cioè non c'è stato nessuno che ha avuto, o veramente pochissime persone che hanno avuto il coraggio di parlare di un altro modo, di vedere il consumo di droghe. Inoltre, quello che viene fuori è, come dire, che un'Italia che in contemporanea vede un Basaglia che apre i manicomi e un'Italia che invece inneggia a un Muccioli redivivo Mussolini, mi sembrerebbe di dire, che invece
proprio teorizza che l'unico sistema è il sistema coercitivo e lo teorizza così tanto e dal punto di vista mediatico in modo così forte anche con tutti i suoi alleati dell'epoca che la seconda sentenza di appello del famoso processo sulle catene lo vede assolto, lo vede assolto perché si arriva a dire che in alcuni casi si può anche utilizzare dei mezzi coercitivi per salvare la vita delle persone, che è un'aberrazione riguardo alla tutela dei diritti delle persone, ai diritti civili delle persone. Voglio dire, in quegli anni lì non c'era solo San Patrignano, c'erano anche altre realtà. Io ricordo, non erano gli anni 80, era un po' più avanti, erano gli anni 90, ma noi facemmo a metà degli anni 90 il primo seminario per gli operatori, il peer support praticamente, e fu il primo seminario fatto in Italia dove parteciparono tantissime persone a quel seminario, fatto anche grazie al supporto della comunità europea e grazie anche alla paura che faceva l'HIV/AIDS in quegli anni. E come in quel primo seminario, molte delle persone che ci parteciparono erano vecchi consumatori, erano consumatori, magari qualcuno un ex consumatore, ma molti consumatori che furono poi quelli che diedero l'input ad aprire i primi servizi di riduzione del danno. Quindi, come dire, c'era anche un'altra narrazione in quegli anni che veniva anche dalle persone che usavano sostanze. In quegli anni fu scritta la prima carta per i diritti dei consumatori, dove proprio si andava a discutere proprio di quelle questioni che comunità come quelle di San Patrignano avevano posto come importanti, tipo il lavoro delle persone. Le persone entravano nelle comunità, ci stavano degli anni, creavano degli imperi e quando uscivano erano poveri e malandati come quando erano entrati. E questo, cioè, Muccioli è stato uno, ma uno dei tanti, non è stato l'unico. È stato in quegli anni, ne sono nati tanti di persone che si sono create veramente delle fortune intorno e sopra il lavoro dei consumatori di sostanze e dei cosiddetti tossicodipendenti. E poi, appunto, come dire, c'è una narrazione che lì fuori non esce, non viene raccontata e che secondo me avrebbe tutta la dignità e l'importanza di essere raccontata. E come dalla serie sembra un po' come dire c'era solo San Patrignano, lo Stato era assente. È vero che lo Stato come dire si è accodato a così all'immagine vincente del momento, che era l'immagine dell'uomo forte, ancora una volta, insomma, in Italia, come dire, sembra un male che si ripete, non siamo ancora stati vaccinati contro questa, demagogia e populismo. Una persona che non aveva idea di cosa, cioè, aveva trovato il modo per svoltare e quanto pare alla grande, facendo le cose che gli interessavano sulla pelle di migliaia e migliaia di persone. Però quello che mi preme dire è che in quegli anni lì c'erano chi stava lottando perché la legge, la infame Russo Iervolino fosse almeno modificata nel pezzo che riguardava il consumo personale e quella legge che
porta e continua a portare migliaia di persone in carcere, come appunto diceva anche Stefano, un terzo della popolazione carceraria sono persone che hanno a che fare con le sostanze e sono i più marginali, i più, come dire, sicuramente non ci troveremo il figlio dei Moratti in carcere, ci troviamo il disgraziato, il figlio dei ghetti e delle periferie delle grandi città. Io niente, penso che le cose che mi premeva dire le ho dette. So che in questo stesso webinar ci saranno degli interventi di due persone che fanno parte dell'associazione Itampud, che è un'associazione di cui faccio parte anch'io e che si è costituita da circa un anno, ma che ha questo fatto importante di essere un'associazione di consumi e che rivendica la presa di parola delle persone che vivono questa condizione, cioè che fanno uso di sostanze. E io vi lascerei anche. Grazie tante anche per esserti collegata in modo un po' rocambolesco. Io a questo punto do la parola a Riccardo De Facci. Importante anche l'audio di Maria Teresa. Prego Riccardo. Allora, scuso, ma avete visto, il CNCA ha preso posizione contro San Patrignano e mi hanno menato, no? Un incidente domestico, ma credo che sia meglio così, oppure se volete vi devo cercare da soli, ma sembro più un pusher che altro. Però detto questo, cercherò di essere sintetico, anche se, come dicevo, prima di tutto volevo ringraziare, non di forma per chi mi conosce, anche come presidente del CNCA, Leo, Susanna, Stefano, Hassan, che hanno reso possibile insieme ad altri di noi questo tipo di ragionamento per un primo elemento. Perché, lo accennava Stefano, io credo che se può avere un merito nei molti limiti il docufilm su Sampa è anche quello di provare a portare fuori un discorso che altrimenti rimane ancora adesso in maniera, è quasi una simbolica rappresentazione nei circuiti chiusi delle reti, delle comunità, e allora sì, il CNCA si è guadagnato per la sua grandezza, anche per la bellezza delle realtà presenti in tutta Italia, eccetera, ma poi alla FICTE, quindi l'ex Chase, le varie situazioni. Io credo che quindi il dibattito sempre di più, e proverò a ragionare in questo senso, è un dibattito che ci tocca oggi, perché io ritengo che quello che il documento ci presenta è l'incapacità politica, anche dopo 30-40 anni, e la difficoltà dell'opinione pubblica a trattare in maniera approfondita il tema ormai quarantennale, non in sé e sempre solo dal buco della serratura della tossicodipendenza d'eroina, ma quello del consumo, dell'uso, dell'abuso, che per qualcuno diventa problema, ma e della dipendenza, ma che è una parte di un fenomeno che invece sotto questa modalità di leggere, questa modalità di proporre, questa modalità di togliere diritti, finisce per cancellare riflessioni e dibattiti veri. Cosa voglio dire? Lo dico in rappresentanza delle altre realtà, proviamo anche a dare dei numeri molto concreti, parliamo di 1.000-2.000 persone quando era piena San Patrignano nel momento più, a fronte mediamente di almeno sempre in questi anni ormai da 30-40 anni di circa 15-16-18.000 persone che stavano facendo percorsi in strutture diurne o residenziali.
in un anno sono circa ancora oggi 24-25 mila le persone che passano nelle strutture chiedendo un percorso di cura a fronte delle 1.000 attuali che stanno a San Patrignano. Quindi, e come diceva Stefano, lo voglio puntualizzare, a fronte anche di quei 100 posti che San Patrignano ha chiesto di essere, per cui ha chiesto di essere accreditato e quindi riconosciuto, con una risposta molto buffa. Lo dico perché questo ci dà il segnale anche di una regione avanzata come l'Emilia-Romagna. I 100 posti sono 3 o 4 posti di persone che possono arrivare dall'Emilia-Romagna, ma per non disturbare il sistema, ma perché poi bisogna anche fare i controlli, controllare una serie di cose, le finanze, le economie, eccetera, il resto possono arrivare da tutti i CERT d'Italia. E quindi con un ragionamento che sì, mettiamo un piede nel pubblico, nell'accreditamento, però nel frattempo continuiamo a fare quello che vogliamo. Sono partito da questo perché, come diceva Maria Teresa prima, tutte quelle foto non si sono viste, non c'erano, erano sparite in quegli anni. Non si è parlato di un referendum, che è una campagna anche basata su quelle situazioni di violenza che era educare e non punire, di cui alcuni di noi hanno fatto parte, ha portato a un referendum che è riuscito, che si è vinto, ma è che è riuscito almeno a stemperare le aree più pesanti legate al consumo di sostanze. Il nodo però, lasciandoci una legge che dice che consumare è illegale, ma non è un reato in quanto tale, poi diventa reato per 3.000 altri modi. E quindi un'ambiguità che ci restituisce in maniera molto forte un elemento che è ancora non risolto da parte dell'opinione pubblica, eccetera, e che lì parla la prima, è che noi abbiamo situazioni, risposte, San Patrignano ne è un esempio, che non c'entrano più nulla con i cambiamenti sociali legati a un cambiamento anche molto forte legato ai consumi, a quello che accade, ai cambiamenti sociali che rappresentano gli usi, i consumi, gli abusi per molte persone. In questo senso, allora, avere il coraggio di iniziare ad affrontare il tema nella sua con una radicalità che cancelli dietro la parola unica, appiattente, nascosta. Droga vuol dire eroina, vuol dire a quel punto un problema assolutamente unico che appiattisce tutto. In questo senso, quindi, io credo che sia invece emblematico, simbolico la rappresentazione che emerge dal docufilm, che è documentale in maniera corretta rispetto a quello che è lì successo, e questo bisogna riconoscerlo, ma che tra le altre cose non ha il coraggio di entrare proprio su cosa negli anni 80 è successo attraverso San Patrignano e attraverso Muccioli. Il fatto che una società spaventata, incapace di dare risposte efficaci sia sociali che politiche rispetto a un tema dilagante, stiamo parlando di circa 200-250 mila tossicodipendenti in Italia, stiamo parlando di un gruppo di persone che purtroppo per l'abbandono in cui hanno vissuto i loro problemi erano al 50, 60, 70% a seconda dei contesti sieropositivi e malati d'AIDS. Verso la fine degli anni 80 hanno iniziato a morire molte delle persone che accoglievamo anche in comunità, ma non solo in comunità. E però, tra le altre cose, nessuno cita i 1.500 morti per overdose della fine degli anni 80 e primi anni 90, quelli su cui molte delle realtà, delle comunità invece si sono interrogate andando insieme alle persone, con molti di quelli che interverranno oggi, a costruire anche non solo luoghi distanti dove accogliere, però che erano, perché invece erano realtà piccole, territoriali, di 15-20 persone, che non avevano nessuna voglia di diventare ancora una volta istituzioni totali, come invece San Patrignano, ma non solo San Patrignano. Ricordiamo gli incidenti, mettiamola così, le gravi violenze subite in altre realtà, dove dei preti sono stati addirittura scomunicati, con tutta una serie di situazioni vicino anche alla malavita. Allora il problema qual è? È che in questo senso dare quindi un mandato onnipotente, onnipotente a che a quel punto aveva identificato in San Patrignano e nel suo presentarsi come unico vero salvatore dalla droga, osannato, mitizzato da molti politici,
in cerca di una facile e tranquillizzante soluzione, di una risposta certa, di sicurezza e controllo sulla persona e di controllo rispetto al tema sociale. A fronte di domande che invece erano difficili, sociali, educative, era come non essersi interrogati come nazione, come Stato, a cosa rappresentavano quelle 200-300.000 persone. Rappresentavano un cambiamento sociale, uno spiazzamento, un ragionamento che veniva dagli anni 70-80. In questo senso, quindi, lo voglio dire perché non c'erano solo delle realtà come Gruppo Abele, Comunità Nuova, la sono già state dette, i grandi amici, quelli che ci hanno insegnato, Andrea, Luigi, Gino, eccetera, ma c'erano circa 200 realtà sul territorio, di piccole realtà di accoglienza, diurne e residenziali, in cui 20-30 posti, una dimensione familiare, provavano ad affrontare insieme con le persone, e quindi basate su una scelta individuale alla cura, sia nell'arrivare a chiedere, ma anche nel rimanere in quelle situazioni, contrattate ogni giorno, in uno sguardo continuo con le persone, in cui allora realtà, che a questo punto erano 200-300 realtà nei primi anni 90, che quindi basate a partire da questa scelta individuale hanno iniziato a costruire percorsi di ascolto individuale, quasi sartoriale attorno alla persona e ai suoi percorsi. Un aiuto disinteressato, un'educazione attiva, una responsabilità individuale delle persone che con noi decidevano di fare dei percorsi. Il supporto alle famiglie di provenienza. Non strappavamo nessuno da nulla. Non andavamo a prendere con i pulmini sotto casa, strappandole dalle situazioni. E con quelle persone quotidianamente andavamo a ragionare, ma le comunità poi sono diventate anche per noi lavoro con le famiglie, campagne di prevenzione sui territori, centri d'ascolto, reinserimento sociale, tutti i servizi di riduzione del danno con persone e consumatori attivi e o che comunque avevano scelto di fare i PIR insieme a noi. È stato in questo insieme che è sparito nel docufilm, ma è sparito dalla storia in questo momento raccontata. In questo senso, tra le altre cose, con un mandato che purtroppo è ancora sotteso nella legge, che quindi andava una posizione antitesi a quella che invece era filosofica, educativa del manifesto di San Patrignano. Nessuno racconta che c'era un coordinamento che si chiamava MUVLAD, di cui alcune realtà, per fortuna, alcune magari oggi interverranno perché hanno cambiato totalmente, ma allora non andavano ad attaccare quel tipo di... La sospensione dei diritti minimi della persona era addirittura radicato in alcune di queste accoglienze, in cui poi una sentenza può dire, perché questo magari lo riprenderà Cecco, che l'ha analizzato molto bene, che parlava delle persone quindi come persone che erano in grado di volere, no, ma non di, in quel momento, la volontà legata alla droga, no, ma di non di intendere, e quindi qualcuno si poteva sostituire, come è stato nella sentenza di assoluzione per Muccioli. Allora, quello che adesso davvero provo a chiudere, ma capite, in tutti questi anni nelle nostre realtà abbiamo dovuto iniziare un ragionamento con chi, con i vari territori, con i servizi, con i comuni, eccetera, dicendo noi siamo un'altra cosa, perché l'emblema delle comunità, purtroppo, per come è stato venduto, e il documento, il video lo racconta bene, era San Patrignano, era quel luogo là, nei pro e nei contro, bisognava schierarsi. E allora raccontare che noi eravamo una cosa diversa, che raccontavamo, ma io voglio anche ragionare in un aspetto estremamente importante. Non voglio nemmeno, abbiamo già scritto un comunicato stampa, alcune cose adesso le pubblicheremo sul redattore sociale, credo oggi. Il nodo però, attenzione, è ancora un luogo di interessi, perché forse, con tutti i dubbi, io ci credo poco, lo dico, forse c'era anche un'impostazione iniziale ideale di aiuto alla persona. Il problema è che però aveva dentro un seme già subito, che era quello che si metteva in discussione negli stessi anni attraverso la chiusura dei manicomi, che era quello dell'istituzione totale. Non a caso i tossicodipendenti prima venivano curati, tra virgolette, in quei luoghi lì. Però leggiamoci anche un altro aspetto.
Perché questa è la domanda di San Patrignano, ci interroga rispetto anche a un'istituzione totale, legittimata socialmente, politicamente, che è diventata una legge senza regole e limiti espliciti nel raggiungere i propri fini. Ma questo è anche un dibattito educativo mai risolto, e che è la violenza per educare, che abbiamo ritrovato troppe volte in molte situazioni, e San Patrignano su questo è emblematico. Ma però ce n'è un altro, Nini l'ha detto in maniera, diciamo così, soft, io lo dico in maniera, ma anche un interesse economico enorme, dove una capitalizzazione del lavoro gratuito di migliaia di persone è mai riconosciuto alle persone, con influenze politiche e soldi, dove avevamo un ospedale a Rimini che doveva essere ristrutturato, ma i soldi arrivavano dal Ministero della Sanità per fare un ospedale finzione, poi solo donazioni, per fare un ospedale dentro San Patrignano sull'AIDS, su tutta una serie di temi. Allora il problema è come provare a leggere quel racconto portandolo all'oggi. Il problema, ci troviamo ancora oggi, purtroppo, con quello snodo che è dove decine di migliaia di persone stanno affollando le carceri e non sono i veri spacciatori o padrini del narcotraffico. Più di 1 milione di persone. Un minuto, davvero ha ragione Leonardo. Però capite quanto questa cosa in questi anni ci è rimasta dentro e la volevamo condividere con voi. Però attenzione, dietro quel racconto c'è un atteggiamento, una priorità a smascherare la natura puramente ideologica, reazionaria, economica, di interesse e di potere. Perché dopo la legge Fini Giovanardi, tra le altre cose, Gasparri e Giovanardi sono andati a festeggiare da Don Gelmini e a San Patrignano. Non è un caso che quelle sono state le realtà che poi li hanno accolti. E quindi lascio la parola agli altri che diranno cose molto più, ancora più di sviluppo. Il problema è proprio questo: non facciamoci più schiacciare in un angolo della discussione. Vuol dire guardare dal buco della serratura di un fenomeno, vuol dire ripartire in un ragionamento legato al rilancio dei servizi, alle basse soglie presenti in tutti i territori, non possono essere un'eccezionalità, a un finanziamento di interventi che siano di prevenzione, il lavoro di strada, la presa in carico precoce, la responsabilizzazione, come diceva, e lo sviluppo del peer-to-peer, il rapporto con le famiglie. Solo se usciamo da quel modello che è vittima, colpevole e salvatore, che un po' è dentro anche nel docufilm, semplificante e rassicurante dal punto di vista della sicurezza e del controllo, perché questo nasconde tutto quello che chiama in causa noi. Quello che possiamo fare è la lettura di un fenomeno che ha facce, visi, storie, percorsi completamente diversi. Grazie e ascolterò volentieri tutti quelli che interverranno. Non ti si sente, Leo? Giustamente, non so se... chiedo scusa, grazie a Riccardo per essere stato nei tempi. Do immediatamente la parola a Leopoldo Grosso, a cui avevamo chiesto di fare un po' le conclusioni, ma purtroppo deve scappare via, per cui do a lui la parola, lui che è stato sia testimone di quegli anni, ma su cui è anche autore di uno degli articoli fra i più interessanti che sono usciti in queste settimane sulla serie Sampa. Prego, Leopoldo. Della serie Netflix, che guardate bene, è Luci e Tenebre. Dove tenebre si sostituisce al vocabolo che ci saremmo aspettati dopo luci, che in genere sono le ombre. E invece si insiste proprio sulle tenebre, perché quella in parte fu anche la stagione, insieme a quella delle grandi illusioni, la stagione delle tenebre e dei diritti umani. In mancanza anche ancora di evidenze scientifiche forte in relazione ai trattamenti. Allora, forse quello che è utile domandarci oggi è perché alcune tenebre in quel periodo in qualche modo
hanno cercato e hanno preso in parte il sopravvento. Quali sono state le condizioni, diciamo, generali, sociali, culturali che l'hanno consentita? Allora forse questa docuserie, che è importante perché ha riaperto un dibattito inaspettato, diciamo, e anche perché l'ha condotto con un'onestà intellettuale a cui non eravamo più tanto abituati. Però forse non riesce, al di là di un racconto che dura 5 ore, a fare un'analisi più generale, del come mai, ecco, si potessero generare determinati fenomeni. E allora le cose che dobbiamo andare a considerare sono, da una parte, la cultura dell'urgenza, anzi direi dell'emergenza permanente di quel periodo rispetto a un fenomeno a cui non si riusciva in qualche modo dare risposta allora in termini soddisfacenti, la grande delega sociale rispetto all'unico strumento che verso la fine degli anni 70, i primi anni 80, avevano dato qualche dimostrazione in qualche situazione di riuscire a fare i conti con la dipendenza e quindi di uscire da quella dicotomia d'esito a cui ci obbligava la legge, la vecchia legge del 54, prima della prima vera legge sulla tossicodipendenza, che è stata quella del 1975, e il cui esito era solo o il carcere o l'ospedale psichiatrico. Le comunità terapeutiche, nella loro fase pionieristica, avevano dimostrato che qualche risultato si poteva ottenere. I servizi pubblici non erano ancora nati, nascono alcuni e quindi ancora pochi con la legge del 75 che andrà in applicazione non prima del 78 fondamentalmente, nell'interland torinese dove io ho preso servizio presso Cascinevica, Rivoli, noi il servizio siamo riusciti ad aprirlo nell'82 e quindi una grande illusione collettiva, una mal riposta speranza salvifica nello strumento comunità, accompagnato da una totale deregulation del settore. Non c'erano ancora gli atti d'intesa che sarebbero sopravvenuti successivamente a regolare questioni minime, cioè gli standard strutturali, gli standard di personali, una cultura del rispetto della dignità della persona. Ecco, tutto questo verrà dopo. Io nell'articolo che ho fatto per Volere la Luna, riporto un aneddoto che è quella della grande discussione assunta poi anche dai giornali, tra Lama, ex segretario della CGIL, che allora era sindaco di Amelia, e Don Gelmini, che ad Amelia aveva il suo quartier generale, fondamentalmente la casa madre di tutta poi la sua catena di comunità che si è sparsa non solo in tutta Italia, in tutta Europa, ma in parte anche in altri continenti. Beh, qual era il quesito del contendere? È che di fronte a questa delega sociale, che alimentava, l'ingresso in comunità come la soluzione al problema, beh, le strutture erano sempre sufficienti, quindi dovevano moltiplicarsi, dovevano aumentare. Quindi quelle che c'erano dovevano diventare più grosse e le altre dovevano essere costruite. E qui siamo arrivati poi a quella che a livello europeo viene definita l'anomalia italiana, dove l'unico stato in Europa con 1200 comunità terapeutiche, e a fronte poi di una rete di servizi territoriali che mano a mano viene costruita e in qualche modo pareggerà poi in qualche modo anche la presenza delle comunità terapeutiche. Quindi questo episodio era sul fatto che Don Gelmini diceva: beh, io devo ampliare
e quindi urgenza di fare, di ristrutturare, di aumentare i posti e non chiedeva regolari permessi edilizi. E l'AMA che diceva: guarda che la legge è uguale per tutti e forse anche tu devi chiedere i permessi. E qui la grande querela simbolica, ecco, simbolica di quello che era il clima di quel momento e soprattutto della deregulation che in qualche modo accompagnava lo sviluppo delle comunità. È stata ricordata anche il contributo, ahimè, non positivo, che dette da subito la strumentalizzazione politica del problema, e quindi l'uso della questione droga in chiave elettorale, che ha avuto buon gioco nello sposare l'illusione d'allora, no? E quindi di enfatizzare il ruolo della comunità. Quindi da una parte questa delega sociale che legittimava gli interventi di comunità che non erano controllati e regolamentati dall'esterno, perché non c'era ancora la legislazione di supporto da questo punto di vista, e quindi comunità che diventavano sempre più autoreferenziali, sempre più autoreferenziali. Allora non c'era ancora un rapporto con il territorio. La comunità assorbiva risorse dal territorio, ma sul territorio immediato non restituiva ancora nulla. Ecco, non c'era ancora, diciamo, un'interazione, uno scambio sociale forte, come poi invece è avvenuto per molte comunità, successivamente. Ma le comunità si chiudevano, erano impenetrabili al territorio, circostante, fondamentalmente assumendo, come spesso capitava allora, ragazzi, come si chiamavano allora gli utenti della comunità, un po' da tutta Italia. E quindi si è generata una cultura, di invio in comunità, come se la comunità fosse l'unica terapeutica disponibile possibile, non ce ne fossero altre. È vero, siamo alla fine degli anni 70, nella prima metà degli anni 80, la difficoltà dell'affermazione, nei servizi pubblici, dello strumento, dell'uso del metadone a mantenimento, c'era ancora una cultura dello scalare, c'era ancora una normativa che in qualche modo lo privilegiava e c'era ancora soprattutto una stigmatizzazione del metadone che da alcune comunità, San Patrignano in testa, veniva demonizzato e lo rendeva, totalmente uguale all'eroina unicamente in base, diciamo, a principio attivo, senza accorgerci che il metadone poteva essere, poi, come emerso dall'evidenza scientifica, il farmaco principe fondamentalmente. Dall'altra parte, la prescrizione invariabile, e quindi non rispettosa, di quelle che sono le indicazioni che vengono dalla clinica. La clinica è l'osservazione delle differenze. E quindi, come è stato ricordato in precedenza, l'individualizzazione dei trattamenti, si vedeva della tossicodipendenza l'aspetto unicamente omologante dei comportamenti, e quindi si vedeva la maschera, non si vedeva la persona che ci stava dietro, e in qualche modo veniva data una prescrizione uguale per tutti: fare terra bruciata, far toccare il fondo, buttateli fuori di casa, solo toccando le asprezze della strada le persone si convinceranno ad andare in comunità. E molto spesso anche la terapeutica di molti servizi era ridotta a una pre-terapeutica all'invio in comunità. Sappiamo quanti danni devastanti ha prodotto questo tipo di prescrizione, questo tipo di cultura, e da coloro, soprattutto in coloro che il fondo l'hanno toccato e non si sono più, tirati su. Quindi questo era il contesto sociale. D'altra parte, questo contesto sociale ha potenziato gli elementi, diciamo, autoritari insiti nella logica del trattamento. Perché il trattamento di comunità, così come è stato ereditato dalle esperienze nordamericane, fondamentalmente è importato in Italia, è un trattamento che si basava soprattutto sull'automutuo aiuto di tipo gerarchico. Cioè le persone venivano inserite in una struttura che aveva una cornice di regole molto rigide,
nel rispetto delle quali la persona avrebbe dovuto progressivamente responsabilizzarsi. Chi vigilava su questo percorso erano le persone con più esperienza di comunità, quindi erano persone tossicodipendenti che avevano fatto questo percorso ed erano più avanti degli altri e si prendevano cura in qualche modo dei nuovi arrivati. Il problema scoppiò nel momento in cui le comunità si sono ingrandite a dismisura. Ecco, noi ragioniamo sui 2000 di San Patrignano, però tenete presente che le comunità che superavano i 100 ospiti erano tantissime allora, eh? E guardate che quando voi avete 100 persone in una comunità, ciò che regola la comunità non è più la relazione, non è più la centralità della persona, non è più l'attenzione al singolo individuo, è unicamente la regola. E quindi il criterio diventa il rispetto della regola. E quindi l'educativo di comunità era la sorveglianza del rispetto delle regole. Quindi adeguato o non adeguato, meccanismo premio-punizione, meccanismo premiale era l'avanzamento nella gerarchia della comunità e dell'appropriazione dei ruoli della comunità, la punizione era l'arretramento, il giro dell'oca, ricominciare da zero il percorso, se non addirittura l'espulsione. Quindi dietro ci stava una logica da parte di molti di quello che è stato definito di paternalismo autoritario, no? Io so cos'è bene per te, tu non lo sai, non lo puoi sapere perché attualmente sei cieco, non sei in grado di vedere la tua situazione, mi ringrazierai dopo, no? Per cui, diciamo, io decido per te, con dosi progressive di sempre maggiore coercizione. Allora è chiaro che lo slittamento, stiamo per finire, chiudo, sì, lo slittamento verso l'istituzione totale è stata una tentazione, diciamo, conclamata nella vicenda di allora, di San Patrignano, ma diciamo non esclusiva rispetto a quest'unica realtà. Ci tenevo a ripercorrere un attimo questi aspetti perché mi sembra che il rischio che oggi abbiamo da questa importante riapertura del dibattito sul trattamento di comunità sia quello di non storicizzarlo, no? Di non imparare dagli errori e quindi dalla negazione dei diritti umani, dalla poca attenzione data alle evidenze scientifiche che invece mano a mano hanno preso maggiore piede e autorevolezza. E quindi di riprodurlo tale quale allora, come se nel frattempo tutto non fosse mutato, perché tutto è mutato, eh? È mutato il narcotraffico, è mutato il consumo, sono mutate le forme di dipendenza, sono mutati i valori d'uso di riferimento, sono mutate le organizzazioni e le finalità dei servizi. L'unica cosa che non è mutato è il modo di riproporre il problema droga. Soprattutto da parte di chi ci governa, il silenzio, diciamo, di questi ultimi 11 anni senza, con la mancata convocazione della Conferenza Nazionale sulla Droga, ne è un esempio evidente. Quindi dobbiamo continuare, secondo me, il dibattito aperto, mantenendo la stessa modalità, la narrazione, e quindi riuscendo a far parlare il più possibile, forse anche oggi ci riusciremo. Le persone che in qualche modo con diversi ruoli hanno avuto esperienza, ci hanno speso energie, tempo, alcuni la loro vita, e quindi è importante che il dibattito sia rappresentato in carne ed ossa. Semplicemente questo, grazie. Grazie mille Leopoldo. Io do velocissimamente la parola a Cecco Bellosi, che so aveva un impegno anche lui. Cecco, responsabile della comunità del Gabbiano, testimone di quegli anni e che anche lui ha contribuito al dibattito con un articolo Macroeconomia. Cecco, per favore, attivati la webcam. Sì, la webcam, ah, ok. Così ci Perfetto, sono? dovresti Ci esserci. sono, sì, ok. Va bene.
Posso, perché io con questi strumenti tecnologici sono un po'. Mi sentite? Ti sentiamo benissimo, stiamo sui 5-7 minuti, ma allora. Sì, ma io volevo porre solo qualche riflessione attorno appunto anche alle cose che ho scritto e che mi avevano stimolato vedendo Sampa. Allora, cose che però ci fanno uscire da un discorso solo di archeologia sociale, come si può caratterizzare quel tipo di lavoro, ma guardando l'attualità di alcuni punti critici e dirimenti. Il primo è proprio quello di quando succede, e succedeva allora e succede ancora oggi, ad esempio in alcuni centri per migranti, che delle pratiche sociali sbagliate si sposano con gli interventi del potere. Il discorso di Muccioli all'inizio, quando San Patrignano sembra ancora quasi una comunità di vita, perché ci sono anche delle scene interessanti da questo punto di vista, ma da subito è io non ti farò uscire da qui. E la sentenza d'appello, quindi della magistratura, che dice la persona tossicomane è capace di intendere, ma non è capace di volere, consegna fondamentalmente le persone alle catene, a qualsiasi tipo di catene, catene fisiche, ma anche catene d'altro tipo. Questa cosa è ancora molto attuale. Secondo aspetto riguarda proprio le catene. Perché non solo ancora oggi le catene sono utilizzate guardate, mi pare, adesso non ricordo se fosse sul manifesto dell'altro ieri come articolo di Forum Droghe, ma in un ospedale come quello di Bergamo sono stati fatti 80, cioè sono state fatte contenzioni a 80 persone nel corso del 2019 e del 2020. Queste sono cifre impressionanti, sembra di tornare al discorso dei manicomi, cioè così via. Ma quando non scatta il manicomio fisico, scatta quello chimico. A noi arrivano oggi in comunità alcune persone mentalmente sofferenti che sono bombardate di psicofarmaci, in cui l'uno, l'antipsicotico, serve a coprire l'antidepressivo, l'antidepressivo serve a coprire quello del disturbo dell'umore, cioè così via, per cui poi alla fine ti arriva il ragazzo che prende anche, l'uomo o la donna, che ti prende anche un farmaco per il cuore, gli chiede come mai, se ha anche dei problemi al cuore, no, dice è per coprire tutti i tremori e i movimenti scomposti che questi farmaci mi procurano, e da lì un discorso di come dire scalaggio in una qualche misura per permettere a queste persone di riprendersi. Però questo manicomio chimico di cui parla benissimo Piero Cipriano è un altro nodo che va aggredito, perché è anche molto molto attuale. Il terzo punto è la legge. Qui entriamo in un discorso in cui lì si vede molto bene come Muccioli si illude di usare i politici. Accade esattamente il contrario, così come accade il contrario nei confronti dei suoi padroni, questa famiglia Moratti che incombe e che è la vera padrona di San Patrignano, che oggi noi ci ritroviamo a vedere rientrare con questo ruolo di potere forte in Regione Lombardia come assessore alla sanità, e a cui dovremo stare molto, molto, molto attenti. Allora, quello che mi preme dire è che comunque all'epoca quasi tutte le comunità, moltissime comunità, avevano aderito al cartello educarsi non punire, educarsi, non, perché era questa bellissima, perché voleva dire che tutti si erano coinvolti
in questa storia. E invece è passata la legge Iervolino-Vassalli e poi, come si ricordava prima, quell'inasprimento ulteriore, e siamo di fronte di nuovo a una percentuale di persone con problemi con le sostanze incarcerate sempre in base a queste leggi, di cui Muccioli comunque è stato uno dei responsabili insieme ad altri, ma in particolare ai politici, in particolare, ripeto, ai veri padroni di San Patrignano, che come tutti i padroni, quando hanno deciso di cacciare il figlio, lo hanno cacciato senza tanti complimenti. Due ultime brevi riflessioni. Una è quella che citava anche Riccardo De Facci prima, che è quella del lavoro servile, dell'uso del lavoro servile. Anche l'uso del lavoro servile continua a essere un must proposto anche per i detenuti. Il lavoro gratuito servile, anche questo è un è una forma di schiavitù, una forma di catena di lavoro forzato che dobbiamo essere in grado di criticare, ma non solo di criticare, ma di affrontare, di superare. E come è anche possibile questo? Io credo che sia possibile anche all'interno delle comunità che, dal mio punto di vista, hanno un'attualità oggi, perché oggi il problema vero è quello delle solitudini, quindi le comunità possono essere un momento, sicuramente ancora di più le comunità territoriali, ma anche le comunità come le intendiamo noi, un momento di affermazione e di diffusione del noi. Ma questo richiede una forte attenzione al protagonismo degli ospiti. Noi abbiamo provato, qui lo dico perché mi sembra un buon esempio, accanto a tante cose, a tanti difetti che abbiamo, a tanti problemi che non riusciamo neanche noi a superare, cioè così via, però ad esempio il documento gestionale Covid del Gabbiano è stato costruito insieme dagli ospiti, dagli operatori, dai volontari anche, e cioè quindi diciamo così da tutte le parti, e il contributo degli ospiti è stato determinante. Questo ha in una qualche misura valorizzato il loro protagonismo. Chiudo con il discorso che sta dentro tutto quel passaggio di San Patrignano, cioè lo sviluppo delle cinque puntate, ma che in una qualche misura è l'inizio e accompagna la trasformazione dello Stato sociale in Stato penale. Questo è, credo, il vero leitmotiv di quegli anni che poi oggi si esprime attraverso anche il passaggio, come dire, dai termini che usava Foucault di somatocrazia a una forma di psicocrazia, di dominio e di nuovo dominio sulle persone. Noi oggi abbiamo a che fare con un ritorno dell'eroina, abbiamo a che fare con un approccio, ad esempio, che abbiamo sperimentato a Rogoredo, che è di riduzione del danno e dei rischi, e quindi, ma anche di come dire, dialogo, di aggancio precoce con queste persone che hanno delle caratteristiche, ognuna poi diversa dall'altra, ma molto diverse sicuramente dagli eroinomani degli anni 70-80. Questo ci pone di fronte a una nuova grande questione sociale. La droga come un momento importante, lenitivo, di fronte alle solitudini. Ed è questo un nodo che dobbiamo essere in grado di affrontare. Grazie mille a Cecco. Do immediatamente la parola a Maria Pia Scarcigia, che ci deve lasciare fra poco. Per cui chiedo di... Perfetto, ecco Maria Pia. Maria Pia...
Sì, mi sentite? Sentiamo, prego. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie Leo per questo invito e saluto tutti gli ospiti. Io lo devo ammettere, non ho ancora visto la serie Netflix, non per problemi particolari, ma per mancanza di tempo. Ma devo dire che ho raccolto un giudizio tutto sommato molto unanime da parte di amici, conoscenti e anche consumatori di sostanze. E il merito di Netflix è di aver raccontato con onestà, se vogliamo, intellettuale, un periodo molto lontano, parliamo di 40 anni fa, con immagini di repertorio, con voci narranti importanti. Ascoltiamo anche l'intervista dello psichiatra Montecchi, che ho avuto il privilegio di conoscere quando mi trovavo a Bologna per motivi di studi. Dunque, vedrò prestissimo anch'io la serie. Naturalmente, ci troviamo ancora una volta a vedere come il cinema, l'arte e la musica riescono a trattare un tema che invece alla politica sembra proprio non interessare. Ed è proprio vero che la realtà non è all'altezza della fantasia, perché se il dibattito sulla droga e sull'eroina in questo caso è stato prepotentemente messo all'attenzione dei social media, della comunità virtuale e di tutti noi, è perché Netflix è riuscita in questa operazione straordinaria anche di marketing. Devo dire che io all'epoca ero un po' più piccina e quindi sentivo parlare attraverso la TV, la televisione, i giornali di quella che era la comunità di San Patrignano. Indubbiamente i tempi sono cambiati e sono cambiate probabilmente anche le generazioni, sono cambiati i setting, sono cambiate le sostanze, perché oggi si assume non più droghe pesanti, leggere o anche sostanze chimiche, quindi c'è una poliassunzione. Perciò un cambiamento in questi 40 anni indubbiamente c'è stato, un cambiamento forse sociale e culturale, ma non un cambiamento delle leggi che governano la questione delle sostanze stupefacenti, perché ancora una volta ci ritroviamo a dover fare i conti con un testo unico in materia di droghe, vecchio, obsoleto, e che ha una visione sfacciatamente repressiva, punitiva e carcero-concentrica. Il testo Iervolino Vassalli è un testo tutto sommato proibizionista, un testo su cui facciamo i conti noi operatori del diritto, avvocati, operatori che entrano nelle carceri italiane e che, come è stato detto da interventi prima del mio, occupano una percentuale importante della popolazione detenuta. Parliamo di un 30% di persone che hanno violato il testo unico in materia di droghe, parliamo anche di una percentuale importante di persone che si trovano all'interno delle galere perché sono tossicodipendenti, e parliamo ovviamente di un contesto in cui la tossicodipendenza non dovrebbe essere ammessa. Interi reparti dove sono allocati persone con problemi relativi alle sostanze, che ricevono per fortuna terapie adeguate, ma che accanto alla terapia farmacologica non ricevono probabilmente il giusto sostegno e supporto psicologico, perché in carcere anche l'area dell'ascolto, l'area degli psicologi, degli assistenti sociali si è molto ristretta negli ultimi anni. Dunque assistiamo a terapie di mantenimento. Io ricordo di aver visitato la casa circondariale di Taranto e di aver parlato con un medico del SERT che mi diceva che c'erano lì dentro persone tossicodipendenti che erano in terapia da metadone da 4-5 anni. Naturalmente nulla da dire sul metadone, però se non accompagniamo un percorso anche d'ascolto, di supporto psicologico della persona e concentriamo soltanto le terapie farmacologiche, probabilmente c'è qualcosa che non va. Ma ritorno sul testo unico e quindi sul corpo di leggi che governa la questione delle droghe e tutti i comportamenti prodromici all'uso, alla detenzione, alla produzione e alla diffusione.
una breve riflessione su due articoli che in qualche modo rappresentano un po' il concentrato rispetto alla questione dell'affidamento terapeutico e della sospensione dell'ordine di esecuzione. Sto parlando dell'articolo 90 e 94 del testo unico in materia di droghe. L'articolo 90, per chi ci ascoltasse e non sapesse di cosa parlo, è quell'articolo, quel dispositivo che consente di poter sospendere l'ordine di carcerazione attraverso un decreto di sospensione. Ha meccanismi un po' perversi, consentitemi appunto il termine, perché se io sono soggetto libero che vengo raggiunto da un ordine di carcerazione, posso usufruire della sospensione della pena. Se invece mi trovo in carcere, la sospensione non avviene. Posso fare domanda di affidamento terapeutico, e qui c'è l'articolo 94 del testo unico in materia di sostanze, che dà la possibilità a colui che ha un residuo pena di 6 anni di poter chiedere l'affidamento. Questo tetto di pena è stato aumentato, lo diciamo, da 4 a 6 anni con la legge 49-2006, la famigerata legge Fini Giovanardi, abrogata poi dalla Consulta, e il tetto prima era 4 anni. 4 anni resta invece per chi è imputato, condannato in particolare per reati ostativi, e quindi articolo 4 bis. Il tetto quindi resta più basso rispetto ai 6. Ecco, per dire che comunque anche nel meccanismo di concessione delle misure alternative per i tossicodipendenti, la materia affida un'eccessiva discrezionalità al magistrato di sorveglianza, che può, a secondo anche del suo parere sulla persona e a secondo anche della documentazione a supporto della domanda di affidamento che il tossicodipendente o colui che è interessato a seguire un programma terapeutico dovrà avere l'onere di allegare alla documentazione ex 94, dovrà dare. Quindi, se il magistrato di sorveglianza e poi il tribunale, perché la misura può essere concessa provvisoriamente dopo dal Tribunale di Sorveglianza, crede che in realtà la richiesta sia preordinata all'ottenimento del beneficio, ma che non trattasi di persona che ha problemi particolari con la tossicodipendenza. Pensiamo a persone che non fanno uso perché entrate nel circuito carcerario da molto tempo, ma che intendono accedere ad una comunità, si vedrà rigettata la sua richiesta. Beh, questo sinceramente è un meccanismo che crea delle storture importanti per la persona e anche per il diritto alla cura e alla salute, e quindi per la persona tossicodipendente, che in qualche modo dovrebbe essere sistemato. Ma chiedere oggi alla classe politica di occuparsi di sostanze credo che sia un azzardo, visto la situazione che purtroppo ci troviamo ad affrontare. In fondo, come diceva qualcuno prima di me, la conferenza sulle droghe in questo paese non viene chiamata e non viene convocata da anni, abbiamo perso anche la memoria. E dunque ci troviamo a dover parlare di tossicodipendenza, di sostanze, di carcere, di carcerazioni di tantissimi consumatori tossicodipendenti, grazie ad una serie Netflix che ha avuto, diciamo, la possibilità di risvegliare un po' il dibattito dormiente in Italia, ma che in realtà, probabilmente alla politica ancora una volta non interessa. Grazie. Grazie mille, Maria Pia. Passo la parola adesso a Maurizio Coletti, anche lui testimone di quegli anni e che ha pubblicato nello speciale di Fuoriluogo, appunto intorno a Sampa, un articolo che ha il titolo in forma di domanda, ovvero se Sampa era o non era in effetti una comunità terapeutica. Maurizio, ci sei? Sì, sono attivo, microfono attivo. Microfono è attivo, ti mando la Sì. richiesta per la cam. Ok, ci sarei, no? Noi non ti Mi vediamo. Ecco, si vede adesso. ora? Ok. Ok,
Ciao, ciao Leo, grazie, grazie, grazie a tutti. Effettivamente, effettivamente, sono stato testimone, qualcuno un bel po' di tempo fa, tra parentesi, mi ha detto: ma tu rappresenti la memoria storica? Ecco, questa è una dimensione un po' scomoda, che condivido con molti, un po' scomoda perché mi dà la misura degli anni che passano. E dall'altra, effettivamente, ho scritto un contributo che è apparso e a cui io rimando direttamente per tutta una serie di considerazioni che riguardano strettamente San Patrignano come struttura, come comunità terapeutica, punto interrogativo. Io non ce l'ho fatta, io ho guardato tre quarti del primo episodio. Poi non ce l'ho fatta più, probabilmente nelle prossime settimane magari proverò a vederla tutta, però certamente mi rendo conto che questa docuserie ha aperto una serie di fronti, di ridiscussione. Temo che questi fronti di ridiscussione siano limitati, sono cioè un po' sfiduciato. Proprio chi ha memoria storica si ricorda, non so se c'è ancora Leopoldo, Riccardo, quando noi eravamo di fronte alla stampa che si attivava e chiamava polveroni estivi, quelli dei giornali che non sapendo che pubblicare durante i periodi appunto luglio, agosto, anche in parte settembre, tiravano fuori qualche aspetto un po' truculento che aveva a che fare con i consumi di sostanze, con le droghe, eccetera. Polveroni, perché poi dopo terminato il periodo morto delle informazioni, tutto questo andava a finire in nulla, e continuavano invece sia le decisioni, stavo dicendo le non decisioni, in realtà le decisioni di carattere legislativo, politico quindi, che anche le pratiche o le mispratiche di alcune strutture chiamate comunità terapeutiche. Un'altra cosa per cui non ce la faccio proprio è quella proprio di ritornare a ridiscutere un fenomeno che ormai, da quello che capisco io, è ampiamente superato. Lo diceva Cecco, lo diceva Leopoldo. Insomma, credo che gli stessi consumi di eroina prepotenti negli anni di San Patrignano sono ormai dei consumi diversi, completamente differenti. Nel campo delle addiction, sono apparsi un insieme di fenomeni molto, molto altri, molto, molto, molto distanti da quello delle sostanze, l'addiction senza sostanze, ci sono pattern nuovi, insomma, cambia tutto. Allora, credo che mi fa, anzi, confesso, mi fa molto fatica ritornare a parlare di quel tempo lì. Invece io vorrei, ho cercato di farlo nello scritto che ho proposto, invece vorrei dire che per un verso noi dobbiamo opporci con un certo vigore all'idea che appare, soprattutto nel pezzo che ho visto io, perdonatemi, che lo Stato è assente. Un accidenti, lo Stato è assente. Lo Stato, per un verso, è stato presente attraverso le leggi. La legge del 75 già ricordata, la Russo-Iervolino, la Fini Giovanardi, la legge Turco, nessuno l'ha ricordata, la legge Turco che ha permesso l'apertura dei servizi per le tossicodipendenze, dei SERT. Quindi la politica era lì ben presente, lo Stato era lì ben presente. Non si voleva cambiare approccio, ma questa è un'altra cosa, non era un'assenza, era una scelta di campo. Dall'altra parte, quello che è stato ricordato è che dopo le prime faticose incertezze, sembra di leggere quello che è accaduto
con Covid, cioè all'inizio nessuno sapeva che accidenti fare, e poi progressivamente si sono identificate perlomeno alcune barre, alcuni obiettivi. Insomma, 1200 le comunità terapeutiche, i servizi residenziali, i semiresidenziali, le comunità di accoglienza, 1200. Siamo arrivati a più di 1200 in un paio d'anni, poi sono diminuite per i motivi ricordati da tutti, e 650 servizi pubblici. Allora, dire che lo Stato è assente, sia a livello politico che a livello proprio dell'organizzazione sanitaria, sociale, eccetera, è una falsità. E io credo che questo dobbiamo combatterlo, perché poi queste strutture, le 1200 strutture del privato accreditato, accreditato, non il privato sociale o del privato gratuito, del privato accreditato, quindi in connessione con le regioni, e i 600 e passa servizi pubblici, parte dei servizi sanitari, servizi dei sistemi sanitari regionali, beh, insomma, hanno accumulato un insieme di competenze che noi dobbiamo provare a sottolineare ora. Per esempio, una competenza che è stata ricordata proprio da Stefano Vecchio all'inizio è che lavorare su una addiction molto piuttosto, diciamo, imponente presuppone tempo, presuppone periodi lunghi, presuppone integrazione tra diverse competenze. Questo è quello che noi dobbiamo affermare, che a San Patrignano, per esempio, non esisteva, essendo quello che diceva, valendo quello che diceva Leopoldo Grosso. Le regole diventavano lo strumento e il fine al tempo stesso di queste strutture. Noi siamo quindi, diciamo, in un momento in cui dobbiamo dire che le cose sono avanzate scientificamente, professionalmente. Voi sapete che ho una fissa per quella parte del blocco dell'avanzamento che rappresenta il neurocentrismo, l'idea di immaginare che gli usi di sostanze siano legati solo e solamente a qualche cosa che accade nella scatola cranica, essendo invece queste letture così diffuse a piene mani e così attuali, anche se ultimamente vedo che c'è una certa fatica anche lì a mantenere il fatto di affermare certe verità scientifiche e poi non essere in grado di trovare delle soluzioni terapeutiche efficaci. Bene, quindi questa è la cosa importante per me, è quello di affermare che questo sistema è andato avanti nella lettura, pur se parziale, pur se faticosa, dei fenomeni delle addiction. E poi due cose che scrivo in quello che ho proposto. La prima è legata al grande assente che è il sistema politico. Quello che noi potremmo fare, anche in virtù di questo che accade in queste ultime ore, è di chiedere a gran voce, proprio per non ritornare indietro, che ci siano delle deleghe. E la seconda è la conferenza. Io penso che la conferenza sulle droghe sarebbe una occasione indispensabile per affrontare i problemi, le difficoltà, gli avanzamenti, le proposte, le leggi, tutto l'insieme delle questioni che hanno a che fare con le politiche sulle droghe, e penso quindi che questo debba essere fortemente un punto fo che fortemente traiamo da questa occasione isperata. Chi se lo aspettava che una docuserie di Netflix producesse tutto sto casino? Grazie. Grazie Maurizio, ora grazie Zuffa. Nel frattempo è anche arrivata Serena Franchi, questo pomeriggio, e che pr quindi prenderà il posto dopo l'intervento di Grazia. Dopo Grazia c'è Patrizia Mericolo. Prego, Grazia. Il microfono.
Microfono. Attiva il microfono, grazie. Grazie, per cortesia, attiva il microfono. E anche il video, se è possibile. Il video Il io video l'ho c'è. attivato. Ora si sente? Si sente, puoi andare. Ok. Allora dicevo, mi riallaccio a quello che è l'ultima affermazione di Leopoldo Grosso quando diceva tutto è cambiato, sul cambiamento tutti hanno insistito, quello che non è cambiato è il modo di riproporre la questione droga. Allora, questo diventa importante perché naturalmente bisogna capire quanto in questo modo di riproporre la questione droga ci siano ancora le radici di non tutta quell'ideologia, probabilmente, ma comunque le radici di quella ideologia, e quanto questa ideologia o parti sperabili di sperabilmente parte di questa ideologia impregnano il discorso della politica. Dico subito che io non sono d'accordo che la politica non interviene, non è intervenuta e non interviene sulla questione delle droghe, perché anche non fare alcuni atti, come per esempio non prendersi a cuore la questione della conferenza, è un atto politico. E poi perché a mio avviso la politica, diciamo perlomeno quella che noi vorremmo prendere a riferimento come, diciamo genericamente, uno schieramento non conservatore, ecco, diciamolo così, probabilmente non, come dire, non riconosce più la vecchia rappresentazione del problema delle droghe e del consumo intensivo delle droghe, ma probabilmente non si riconosce in una diversa rappresentazione del fenomeno. Quella che giustamente diceva Coletti, però, è andata avanti però in un mondo relativamente ristretto. E non solo io sono del parere che, come dire, non sia assente, ma proprio perché non si riconosce o non si riconosce sufficientemente in una diversa rappresentazione del fenomeno, è facile di nuovo ricadere in quell'orientamento ideologico-politico. Pensiamo appunto all'idea ventilata qualche mese fa, mi pare, dall'attuale ministra dell'Interno, che è quello di modificare la legge. Inasprendo le norme per quanto riguarda i reati di lieve entità, che va tutto sommato in quella linea. Allora, io detto questo come premessa e come sfondo su cui secondo me va lavorato a partire da qui, io credo che può essere utile ripercorrere, come dire, alcuni momenti chiave del dibattito pubblico di allora. Io mi riferisco alla fine degli anni 80, alla fine degli anni 90, quando c'è la cosiddetta prima svolta punitiva, cioè la legge Rigolino-Vassalli, e dove lì proprio il discorso delle comunità e soprattutto del modello di San Patrignano ha avuto un ruolo importante. Sarebbe troppo semplice dire che lì si contrapponeva, diciamo nella battaglia parlamentare anche molto dura che ci fu, si contrapponeva da una parte il cosiddetto modello morale che voleva la punizione del consumatore e dall'altra invece un modello che diceva no, il tossicodipendente sta male, il tossicodipendente è malato, non puniamolo, ma curiamolo. In realtà, il grosso della discussione avvenne sulla concezione della cura che a suo tempo, che naturalmente era in relazione
alle caratteristiche del soggetto che si intendeva curare. Questo l'ha già detto molto bene, soprattutto Ceccobellosi, insomma. Il consumatore di sostanze, il consumatore intensivo di sostanze, era rappresentato, come parole testuali di Muccioli, le dirà poi più avanti nel 93, ma insomma era rappresentato come un bullone arrugginito che è necessario scartavetrare, e quindi tutte quelle che sono oggi, diciamo, il discorso che si fa sulla cura, centrato sul consenso informato, sulla responsabilizzazione della persona, eccetera, chiaramente in questa prospettiva non aveva nessuna, non aveva spazio, insomma, era un discorso completamente diverso. Ora, in questo senso, le catene sono l'esito estremo, ma di un'idea della cura che era fondamentalmente basata sulla costrizione, che aveva nel penale e quindi nella punizione come via maestra, la punizione come costrizione alla cura, e quindi alla costrizione alla cura in luoghi di cura che avevano queste caratteristiche. Lì io credo fu anche un punto importante di differenziazione fra comunità, che poi sono d'accordo con chi l'ha detto, ci sono anche degli elementi comuni che andrebbero approfonditi. Io mi ricordo un pomeriggio nelle audizioni al Senato in cui nello stesso pomeriggio sfilarono Muccioli, Picchi e Ciotti, e tanto era il discorso della costrizione alla cura era centrale, che io mi ricordo le parole di Picchi, il quale a una precisa domanda disse: le nostre porte sono chiuse dal di fuori, ma sono aperte dal di dentro. Ovviamente ci sarebbe molto da discutere anche su questa chiusura dal di fuori, non abbiamo tempo, però era chiaro che lì c'era una differenziazione abbastanza importante. Allora, detto questo, io credo che ci siano due questioni. Una mi colpì allora, potete pensare che sia, che non abbia senso riproporla oggi, ma io credo che ce l'abbia. Si è detto che appunto le catene erano, avevano aspetti simbolici e materiali. A un certo punto però le catene precipitano nell'uccisione di una persona e precipitano nella decisione di occultare il cadavere. Io allora rimasi fortemente impressionata del fatto che non ci fosse una reazione di orrore rispetto a questo. Oddio, che cosa è stato fatto? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa si rischia di fare in quel momento? E io penso che questa insufficiente reazione di orrore a quell'episodio fosse dovuta al fatto che, l'idea della disumanizzazione, della persona che consumava sostanze aveva scavato in profondità. Qual è il senso, e ho terminato oggi, di questo? La rappresentazione che stava dietro all'azione di San Patrignano allora era quello di un essere a cui non si poteva riconoscere soggettività, a cui non si poteva riconoscere responsabilità, e quindi non si potevano riconoscere diritti. Oggi io credo che la domanda chiave da farsi, che è centrale nel discorso politico, è: quanto è stata restituita soggettività, responsabilità, cittadinanza al consumatore di sostanze? Quanto è stata restituita non tanto all'interno delle associazioni che se ne occupano, all'interno del mondo, degli operatori, tutte le cose sono state dette, quanto nella comunità più larga e
e infine nel dibattito pubblico, cioè quanto è dominante questa figura con queste caratteristiche che poi sono caratteristiche fondanti, diciamo, dell'umanità. Penso che sia questa la domanda che dobbiamo porci. Vi ringrazio. Grazie, molte grazie. Buonasera a tutti. Io subentro a Leonardo per dare la parola a Patrizia, che saluto. Serena, ciao, grazie. Allora, ringrazio tutti e vado veloce. Dunque, Netflix. Io l'ho visto e devo dire mi è anche abbastanza piaciuto. Sono rimasta sconcertata da una parte perché non me lo ricordavo così terrificante e lo era terrificante. L'altra cosa, e lo sapevamo, l'adesione entusiastica di genitori e cittadinanza all'uomo forte. E terza cosa, l'assoluta incompetenza delle persone che si mettono in mente di fare questa mega comunità di San Patrignano. Una parola su Netflix. Guardate che Netflix e fa opinione. Io ho sotto mano studenti e studentesse nati tutti dopo il 95. Non solo l'hanno visto, ma anche poi si sono incuriositi. Qualcuno di loro è andato anche a vedere tutto il sito di Fuori Luogo e il dibattito su Fuori Luogo. Quindi a qualcosa serve su Netflix, e c'è stato anche il film su Cookie, per esempio. Cioè, come dire, è una cultura che ha un suo significato. Detto questo, ritornando al tema, sull'assoluta incompetenza. Allora, all'epoca San Patrignano si occupava di persone, oggi si direbbe con complex needs, con bisogni complessi, e l'idea che una persona che era muccioli, che aveva fatto l'assicuratore e poi si interessava di allevamento di cani, si mette all'anima di fare una cosa di questo tipo, a me sconvolge. Sarebbe come se io decidessi che mi metta a fare il meccanico, perché le automobili, se gli si dà una bottarella, a volte ripartono, cioè follia. Ritornando, questa cosa della competenza mi pare importante, già alcuni interventi ci hanno accennato, Cecco Bellosi, ma anche De Facci, Grosso, ma anche Maurizio, ripreso poi anche da Grazia, cioè per fare un discorso serio, che non sia custodialistico, che non sia coercitivo, che si faccia carico del care, cioè del prendersi cura e non semplicemente del curare, bisogna studiarci, confrontare le esperienze e riflettere. Anche se io voglio fare un servizio tipo riduzione del danno, e anche se io voglio studiare quali servizi potrebbero essere utili per le persone che usano sostanze, penso ai tampud per esempio, di che tipo di servizi ha bisogno? Per questo bisogna studiarci molto di più che non inventarsi un sistema coercitivo. E questo è quello che platealmente manca, e come dice Grazia, è un'azione anche quando manca. All'epoca, e ringrazio Fuori Luogo e Susanna di averlo ritrovato, io avevo fatto la recensione del follow-up di San Patrignano, che l'avevo chiamato una ricerca stupefacente, perché veramente è un modo di fare follow-up assurdo. E ora lo ricordo perché ci sono delle cose che a volte ritornano. Infatti, punto primo è autoreferenziale. Allora, se io voglio fare ricerca seria, devo dire a che cosa mi ispiro. Se io scrivo e cito Tom Decourt, voi sapete di che cosa sto parlando. Se parlo di Zimberg, voi sapete in che quadro mi colloco. San Patrignano no, parla solo di se stesso e una ricerca precedente. Alcune cose le dice anche il docufilm, cioè i partecipanti alla ricerca che è stata pubblicata da Angeli
non da un qualunque bollettino, e hanno coinvolto due università, Urbino e Pavia. Hanno selezionato talmente tanto i partecipanti per cui gli viene una percentuale di successo del 70%. Può darsi avendoli così selezionati, però è una percentuale che neanche il raffreddore ha queste possibilità di successo, se non con la remissione spontanea che sappiamo dagli studi, per chi li fa, che esiste anche nelle sostanze, che a un certo punto uno smette perché ha deciso di smettere. Detto questo, quindi l'inconsistenza, c'è un altro modo di fare ricerca che è molto pericoloso, cioè alle persone follow up fanno un questionario e poi fanno il capello. Questo è una mancanza di rispetto per la persona, cittadino, che ha usato, non usato, smesso, non smesso le sostanze, che è veramente grave. Cioè, io ti domando delle cose e poi, siccome te sei stato tossicodipendente, quindi sei per definizione peccato originale, inaffidabile per sempre, e quindi ti faccio anche il capello, l'analisi del capello, le scienze dure, per vedere se tu hai risposto giusto, cioè se tu hai detto la verità. Io questo lo trovo veramente, da un punto di vista etico, orripilante. E guardate, quando vi dicevano a volte ritornano, c'è stata una ricerca che, fatta anche a Firenze intorno al 2010-2012 con adolescenti, giovani adulti, in cui appunto si è fatto il capello. Al di là dello spreco di denaro, io trovo veramente un modo poco etico e non mi dilungo. Altre cose, è vero, manca il contesto, manca anche il contesto delle persone che hanno transitato da San Patrignano. Quando loro gli fanno il follow up, quando chiedono l'inserimento nella comunità, no, i rapporti con la comunità, in tutto il mondo civile e anche meno civile, si intenderebbe i rapporti con la comunità locale. Per loro no, sono i rapporti con la casa madre. Quindi veramente è una pagina di una struttura dove non basta l'idea della comunità, perché di comunità ce ne sono state di vario tipo, e con un sapere che hanno sedimentato, che io lo ribadisco, è il sapere delle persone che usano sostanze, ma anche il sapere di chi ci lavora insieme, perché è vero che se io progetto un servizio anche di accoglienza, cioè è speculare, io riesco a apprezzare il sapere della persona che usa sostanze se anche io faccio una riflessione sui miei saperi. E è molto più difficile, come dire, studiare cose innovative e con un sapere critico che non affidarsi a, nemmeno al custodialismo, che quello sarebbe il massimo, ma a delle tradizioni irrispettose della soggettività di chi c'hai davanti. Fai molto prima. Allora, se invece ci vuoi lavorare sul serio, c'è bisogno anche di esperti, chiamiamoli come siamo chiamati oggi mentre si interviene, di esperti che facciano fatica e studino e riflettano anche loro. Ultimo flash, che io all'epoca avevo definito antistatalismo. Ripensandoci, dopo aver visto il docufilm, è qualcosa di peggio dell'antistatalismo, cioè c'è una concezione per cui i servizi devono servire solo a erogare sussidi, cioè c'è questa sorta di cattedrale che investe un piccolo paese fregandosene dei piani regolatori, di che cos'era quel paese, quella
comunità locale, appunto, perché quello che conta è l'avanzata di questa cattedrale. Allora, le istituzioni, e anche, non è solo senso dello Stato, è proprio impegno civico rispetto a un contesto locale, rispetto alla funzione dei servizi, cioè che il legame con i servizi possa essere qualcosa che ci aiuta a tessere una rete, in questa visione non esiste. E questo, tra l'altro, è quello anche che fino dall'epoca segnava la differenza rispetto anche ad altre esperienze, anche della stessa forma comunità. Il legame o meno con il territorio e con le sue istituzioni era un parametro che già ci diceva molto. Allora, questi spunti, secondo me, ci sono utili oggi perché ci sono molte tentazioni. L'uomo forte che salva, l'angoscia dei genitori che viene placata solo dalle certezze, dove il dubbio non ha senso, l'incompetenza, le scienze dure, che sono l'uniche che dicono la verità, la rottura del legame con le istituzioni collettive, che sono qualcosa di più dell'antistatalismo, siamo tutti noi. Ecco, tutte queste cose, come mi pareva dicesse Teresa all'inizio, non siamo vaccinati su questo e bisogna continuare a rifletterci. Grazie. Serena, credo di essere stata largamente nei tempi. Sì, ti ringrazio Patrizia. Infatti adesso diamo subito la parola a Stefano Anastasia, che invece ha tempi un pochino più ristretti. Stefano è, vediamo se si collega. Comunque intanto Stefano lo conosciamo. Mio. Dicevo, Stefano Anastasia, presidente emerito di Antigone Società della Ragione e garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Lazio e Umbria. Scusa, nella chat ha scritto che si è allontanato, non so se è tornato nel frattempo. Non è tornato, per cui puoi passare. Non è tornato. Quindi a questo punto passiamo la parola a Pino Di Pino, invece, operatore in rappresentanza della Rete Italiana per la Riduzione del Danno, e di cui trovate un articolo molto interessante nello speciale di Fuori Luogo. Ciao Pino. Non ti sentiamo, però devi attivare l'audio. Scusate l'albero di Natale che è rimasto qua. Allora, io un po' per questioni, come dire, anagrafiche, la stagione di raccontata nella serie in Sampa è una stagione che ho vissuto da preadolescente, quindi con tutto il mito del drogato, delle caramelle alla droga fuori da scuola e così via, un po' la lascerei da parte, perché secondo me c'è alcune lezioni che dobbiamo un po', sulle quali bisogna un po' concentrarsi per guardare avanti. Però su questa cosa un piccolo inciso io lo vorrei fare, perché mi è capitato di rivedere, perché lo conoscevo bene, un video sul dibattito sull'eroina a Parco Lambro, Festival dei Movimenti Giovanili Rivoluzionari, nel 76. Lo si trova su YouTube, c'è uno scontro, un vero e proprio scontro fra anime diverse, atteggiamenti diversi fra i giovani che sono nel parco, fra chi quelli che si bucano sono delle merde e le dobbiamo cacciare perché l'eroina è la droga dei padroni e noi dobbiamo, perché si isolano e tutto, è un'anima un po' più libertaria. Faccio questo inciso perché io penso che in quegli anni tutto il linguaggio e l'armamentario
che soprattutto riferito all'eroina e a chi la consuma tuttora ci portiamo appresso. L'eroina è una sostanza, è una droga che ha tutto un suo portato ideologico e sociale, no? Di tristezza, cupezza, impossibilità alla salvazione e così via, cose che noi sappiamo che non sempre sono così, come ricordava Patrizia Meringolo poco fa. Ecco, un po' il rischio è di non storicizzare anche un aspetto sociale, e lo stesso vale per l'uomo forte e così via. Però parlando invece di oggi, intanto mi è al dire Netflix per il sociale, nel senso che la serie Sampa, e devo dire che se guardate il catalogo Netflix non è il primo ammiccamento, è quello più vicino a noi, è quello che ha avuto un impatto sociale più forte. Però se guardate il catalogo Netflix di docuserie e docufiction, film, telefilm, serie TV che offrono una rappresentazione del fenomeno dell'uso di droghe che va dalla, all'insegna della normalizzazione, se non a tratti l'esaltazione, io vi invito a guardare il documentario sull'LSD con Sting protagonista, alla fine del quale quasi quasi vi invoglia di provare esperienze allucinogene. Per cui, questo per dire che sul piano sociale ci sono stimoli che noi dobbiamo riuscire a cogliere e che forse dobbiamo anche riuscire a intercettare, di un dibattito che sta uscendo un po' dai binari classici, e questo sul piano sociale. C'è un ampio spazio sociale nel quale questi temi interessano, e lo dimostra il dibattito di cui che accennava Stefano Vecchio in apertura, di cui ci rendiamo tutti conto, non sta toccando solo noi operatori, solo noi persone da sempre interessate a una riforma e a politiche alternative sulle droghe, sta interessando molta gente, forse un fuoco di paglia, e noi dobbiamo cavalcarlo. C'è un aspetto anche invece che mi viene da dire sul piano tecnico, nel senso che questo dibattito scatenato da Netflix sul a livello sociale sta investendo come dire, gli operatori, che si sentono anche oltre a noi che prendiamo la parola nei seminari, ma in generale che si sentono coinvolti da questa cosa qui. E io a questo punto sul piano tecnico vorrei fare una nota, perché parte di quella rappresentazione di cui Grazia, Maurizio, prima di me, Stefano hanno parlato, parte di quella rappresentazione rimane molto forte nel modello, diciamo, di cura, che è un modello molto cure, appunto, molto di trattamento, e un modello che invece non è abbastanza, secondo me, ancora care, e non lo è tanto nella volontà degli operatori, perché, e qui io penso che ci sia un ampio spazio anche di aggiornamento delle modalità di relazione, di lavoro, di organizzazione dei servizi, non so, ma certamente di organizzazione, di comunicazione e di lavoro degli operatori, perché tutti ci si sta rendendo conto che un certo modello di lavoro centrato sulla cura e il trattamento, votato all'astensione, non è un modello che funziona da care, cioè da prendersi cura. Recentemente molti operatori dei SERD in Veneto, per esempio, stanno orientando il loro lavoro sul concetto di recovery, mutuato dalla psichiatria, che io ho capito essere sostanzialmente la capacità della persona in trattamento o consumatrice di sostanze di riprendere un suo funzionamento, un po' una parola che, come vedete, dà una dimensione anche di normale a normale, però di riprendere un suo funzionamento. Ci sono dei piccoli spazi di innovazione professionale sui quali, secondo me, noi che abbiamo più esperienza e anche approcci molto diversi e forse a tratti lontani da questo, bisogna che riapriamo un po' il dibattito, il confronto, la formazione e la capacità di intercettare queste cose, sia quotidianamente nel lavoro che facciamo, ma penso anche nell'aprirci a questo mondo. Da questo punto di vista, certamente la conferenza autoconvocata e una conferenza nazionale
ci aiuterebbero. La prima per portare fortemente le nostre idee e la seconda è costruire, direi, quasi una piattaforma di riforma socio-politico-tecnica, dall'altra quella nazionale per confrontare questa piattaforma in un terreno un po' più ampio. Ecco. E qui arrivo al terzo livello, che è il livello politico. L'idea di Grazia, per cui l'invito di Grazia a non considerare che la politica non fa niente, mi sembra la lettura corretta. Effettivamente non far niente significa fare qualcosa, cioè significa mandare in loop un sistema giuridico, sociale, culturale anche e soprattutto tecnico e di intervento, soprattutto legislativo e tecnico di intervento. E questa è una scelta politica ben precisa, di cui qualcuno, cioè bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità. Ma non è vero poi neanche che la politica è ferma di per sé. Recentemente il Ministro della Salute e il Ministero della Salute hanno tentato, come dire, hanno riaperto un dibattito sulle droghe. Parliamo di CBD, che è una sostanza particolarmente, no, leggera, fra virgolette, però l'idea non era quella di recepire le direttive ONU per cui questa sostanza può essere curativa, non è una sostanza pericolosa, ma è invece di tabellarla in quanto sostanza pericolosa. Politicamente noi corriamo il rischio invece di una digressione, proprio perché salvezza, quanti ne salvate, redenzione, lotta alla droga, sono gli argomenti dell'agenda politica generale, un po' perché c'è una parte politica che li cavalca da sempre, un po' perché c'è una parte politica che non ha ancora il coraggio di prendere le evidenze scientifiche, ma penso alla riduzione del danno, di assumere le evidenze scientifiche e le esperienze europee, per esempio, e anche a livello locale, laddove si apra un dibattito che quasi sempre, se notate, è interpretato in maniera securitaria sia a destra sia nella cosiddetta sinistra, perché la cosiddetta sinistra non ha ancora il coraggio di prendere le evidenze scientifiche, interpellare tecnici, sociologi, ricercatori e affermare che c'è un altro modo, per esempio, di gestire le scene aperte, laddove vengono, come dire, gestite poliziescamente, passatemi il termine, c'è una soluzione alternativa sperimentata in tutta Europa, che sono le stanze del consumo. Questo per dire che io penso che il nostro circuito abbia la possibilità, di fronte a questa onda, forse piccola e breve, forse un'onda che si può un po' provare a incrementare, abbiamo la possibilità, da un lato, di consolidare appunto la nostra esperienza e di affermarla anche in senso scientifico. Ci sono delle evidenze scientifiche per cui regolamentare la cannabis e la marijuana ha delle ricadute sugli stili e i modelli di consumo. Fra parentesi, perché il contesto, a proposito dei riferimenti culturali, perché il contesto sociale, il setting di consumo e quindi anche la normativa e la cultura determinano i modelli di consumo, e lo sappiamo da Zimberg e da Zimberg in poi. Quindi abbiamo sia la possibilità, secondo me, di consolidare e di affermare scientificamente questa nostra esperienza e questa nostra sapere e competenza. Dall'altra parte, però, abbiamo anche un po' il compito, forti delle nostre convinzioni, di allargare il dibattito sia sul piano sociale sia sul piano tecnico, cercando di coinvolgere il più possibile il mondo degli operatori, dei ricercatori, dell'università, dei giuristi, e anche poi, forti di questo consolidamento, il piano politico. Io ho finito. Grazie Pino, grazie mille. E passo la parola a Denisa Merini, responsabile dipendenze di CGL Nazionale. Denise? Ah, solo audio.
se... Mi sentite? Sì, ciao Denise. Purtroppo ho un problema, lo dicevo prima a Leonardo, non riesco ad attivare la videocamera, per cui non so. Adesso mi è scomparso proprio tutto. Vorrei solo una conferma che mi sentite. Sì, ti sentiamo. Bene, allora io parlo senza farmi vedere. Penso anch'io, come molti hanno detto prima del mio intervento, che il merito di questa serie sia di riaprire, riaccendere una discussione al di fuori dalle nostre reti, che in questi anni hanno sicuramente prodotto un grandissimo e importante lavoro per quanto riguarda appunto la discussione intorno al tema delle sostanze, dell'uso e delle dipendenze, ma che spesso è rimasta come dire, dentro le nostre reti, perché è vero quello che dice Grazia e che poi ha ripreso Pino, la politica in questi anni ha scelto di non fare nulla, è una precisa scelta politica che si sostanzia poi nei contenuti della relazione al Parlamento che abbiamo ogni anno, che è stata presentata, denunciato per la loro, come dire, limitatezza. Si sostanzia nel fatto che la conferenza nazionale non viene convocata ormai da 10 anni e si sostanzia anche in tutti quei provvedimenti che sono stati presi o non presi in questo periodo di pandemia e di lockdown. E oggi di droghe infatti si parla, anzi di droga si parla soltanto quando c'è un'emergenza, quando c'è una morte, quando c'è un fatto che assurge in qualche modo agli onori della cronaca nera magari, e solo con un'unica narrazione. Quindi è positivo che ci sia questa serie che ha affrontato il tema di San Patrignano così come l'ha affrontato e che soprattutto, come si diceva, ha riaperto, riacceso la discussione intorno al tema delle sostanze e delle dipendenze. E io penso che sia importante perché forse in questo modo si riesce anche a far uscire il dibattito dalla contrapposizione che lo ha caratterizzato, a mio parere strumentalmente, in questi anni, che è quella, la contrapposizione fra, anche superficiale, sterile, strumentale, fra proibizionismo e antiproibizionismo. E penso che soprattutto in questo periodo, appunto, che dicevo, la narrazione sulle droghe, sulle sostanze, poi si sostanzia soprattutto in termini di sicurezza e decoro, sia importante ripartire anche da quello che è successo a San Patrignano e che questa serie mostra, per quanto riguarda appunto come vengono affrontate le sostanze, come viene affrontato l'uso di sostanze. Sappiamo che è stato affrontato appunto in termini di sicurezza e decoro, che ha portato da una parte alla criminalizzazione delle persone che usano sostanze e dall'altra alla separazione delle persone che usano sostanze, chiudendole in strutture come certe comunità che di fatto sono istituzioni totali. Ma nel frattempo il mondo è andato avanti, è stato anche questo detto, lo riaccendo, il mondo è andato avanti e ci sono ormai evidenze che gli effetti che una sostanza ha non sono legati solo e soltanto alla sostanza in sé, ma si parla di droga, di set e di setting. E si parla di riduzione del danno come modalità di intervento che tiene conto appunto di questa impostazione. Si parla di riduzione del danno come strumento anche che serve a, come dire, a portare democrazia dentro i servizi e a promuovere l'autodeterminazione anche nel momento dell'intervento e della cura dei consumatori, perché per uscire dalla dipendenza è necessaria autodeterminazione, non si può
imporre l'uscita dalla dipendenza e ce lo siamo detti tante volte, l'astinenza totale non è il solo e l'unico obiettivo che si può e si deve proporre a una persona, anzi che si deve costruire insieme a una persona, perché è stato citato in precedenza l'importantissimo impegno dell'educare e non punire. Io penso a uno slogan anche che non è solo uno slogan, è un'affermazione di principio molto importante, che è quello: niente su di noi, niente senza di noi. Quindi io penso dal mio particolarissimo osservatorio penso che tutto quello che riguarda il lavoro è un paradigma importante per affrontare questo argomento e per provare a declinare quelle cose che ho provato ad accennare prima, perché abbiamo visto come alle persone che entravano a San Patrignano il lavoro veniva imposto ed era un lavoro coatto, senza nessun diritto, senza nessuna possibilità di scelta. Ecco, non può essere questo, ma il lavoro è perché altrimenti diventa sfruttamento, diventa l'ergoterapia, appunto, che si conosceva nei manicomi e che è stata sottoposta a ferocissime critiche e superata. Ma penso anche al lavoro degli operatori. Lo accennava, mi pare, Patrizia, questa cosa. Non si può pensare che anche il lavoro degli operatori sia informato in qualche modo su questa visione del lavoro intorno alle dipendenze, che è altro rispetto al lavoro così come viene anche costituzionalmente inteso. Il lavoro deve avere diritti, quindi gli operatori sono portatori di diritti e deve avere competenze che sono importanti, come ci dice la riduzione del danno, e che devono chiamare anche noi a un confronto con la politica importante per quanto riguarda gli accreditamenti dei servizi, perché è un lavoro che ha bisogno di conoscere la società dentro la quale si colloca, che ha bisogno di conoscere le dinamiche della società, le dinamiche della città e quindi di competenze molto particolari e molto importanti. Ecco, io penso che se al di là di tutto questa serie è bene che ci sia stata, è proprio per questo, perché ha in qualche modo portato all'esterno una discussione, l'abbiamo visto in questi giorni, sono usciti speciali, sono usciti penso a tutti gli articoli che sono stati pubblicati su Fuori Luogo, ma non solo, che ci aiuta appunto in un momento in cui la politica ha scelto di non intervenire e quando interviene lo fa in termini appunto assolutamente securitari, di decoro, che ci riportano a quei tempi che non si allontanano, insomma, da quei tempi in cui la persona che fa uso di sostanze deve essere allontanata dalla società e reclusa di fatto in luoghi altri. Ecco, questo ci deve servire proprio per rilanciare con forza il nostro impegno, sia nei confronti della Conferenza nazionale, ma più in generale per quanto riguarda come si ragiona intorno al tema delle droghe e delle sostanze, come si ragiona intorno al tema delle dipendenze, come si ragiona intorno ai servizi, soprattutto di riduzione del danno, perché la risposta più adeguata e più moderna che ci possa essere, anche perché la pandemia che stiamo attraversando ci ha posto problemi importanti, ma ce ne porrà ancora di più andando avanti, perché incide profondamente sul benessere anche psicologico delle persone, e sappiamo che questo può essere può provocare grossi problemi anche dal punto di vista non solo del ricorso a sostanze, ma anche all'alcol, agli psicofarmaci, penso al gioco d'azzardo, perché saremo tutti molto impoveriti e quindi c'è davvero bisogno che utilizziamo anche questa occasione che ci fornisce questa serie per ragionare fra noi di tutte queste cose e ragionare, dico questo dal mio punto di vista, appunto, lo ripeto, anche di come si lavora e di come si promuove il lavoro degli operatori
in questo campo, che sono che appunto è un tema assolutamente importante, che ci dice della qualità del servizio che poi andiamo a offrire, e che deve essere qualcosa di assolutamente diverso da separazioni, da istituzioni totali, da criminalizzazioni. Solo in questo modo si può anche provare veramente a prevenire lo stigma che riguarda le persone che fanno uso di sostanza, ma che in qualche modo investe anche le persone che lavorano nel settore delle dipendenze. Grazie. Grazie mille Denise. Adesso passo la parola a Daniele Lauri e Alberto Guglielmo di Itamput, la rete network italiana di persone che usano sostanze. E ne approfitto in realtà per invitare i partecipanti che abbiano voglia di condividere le proprie impressioni, i propri pensieri e di intervenire a scrivere e confrontarsi utilizzando la chat della piattaforma. Grazie. Ciao Daniele, prego. Ciao, buonasera, io sono Daniele Lauri, appunto, a fianco a me c'è Alberto Guglielmi. Ciao a tutte e tutti. E come detto prima, siamo delle persone, facciamo parte di un'associazione della rete italiana delle persone che usano sostanze, che fa parte di una famiglia europea ben più grande. E qual è il senso che spinge una persona più o meno sana di mente in questa società proibizionista ad autodenunciarsi? Evidentemente è una presa di consapevolezza di queste persone che hanno fatto dei percorsi esistenziali, che non intendono comunque rinnegare, e a superare quello stigma di cui stiamo parlando questa sera. E ci rendiamo conto che è necessario che la nostra consapevolezza sia messa a disposizione di fragilità che nella nostra società sono state ben raccontate, insomma, parlando appunto di sostanze dai vari interventi. E noi qua a Fuori Luogo, di cui ringraziamo l'invito, ci sentiamo un po' a casa, cioè questo è l'ambiente dove, seguendo negli anni, abbiamo seguito appunto tutte le discussioni che partivano appunto dalla riduzione del danno, la riduzione dei rischi, l'antiproibizionismo, l'aspetto carcerario, tutto quello che serve per superare quello che comunque... Non voglio tanto parlare della serie, lo dico perché insomma il dibattito è interessante, ma noi abbiamo scritto un comunicato dove ci ragioniamo e cerchiamo di dire la nostra proprio su quel tema. Ma quanto ci interessa questa sera parlare dell'oltre, no? E l'oltre è rappresentato secondo noi, perché di oltre c'è bisogno, questo l'abbiamo riconosciuto tutto, dal riconoscimento della piena cittadinanza dei consumatori di sostanze. E quindi in qualche modo lo rivolgiamo come appello poi a questa comunità, che è quella che ci sta più vicino. Cioè noi non abbiamo tutte le risposte, ci confrontiamo in un'associazione, tra l'altro, che nasce, lo stavo ricordato prima, nasce soltanto, ha soltanto un anno di vita, e anche noi ci confrontiamo per cercare di trovare gli strumenti più adatti a portare la nostra rappresentanza, non la nostra in quanto associazione, intendo ovviamente quella delle persone, dei cittadini che usano sostanze, all'interno anche dei processi che avvengono negli ambiti di riduzione del danno, dei percorsi che servono per ridurre quelli che sono appunto i consumi problematici. Quello che ancora avviene adesso come modello, appunto, è quello di San Patrignano, lo possiamo riassumere così, nel senso che è una derivazione proibizionista evidente, è quella paternalistica, quella che è stata descritta in questo modo. Ce lo può anche ricordare Alberto, cercheremo di essere circoncisi nel nostro intervento, però vale la pena anche ricordare che cosa avviene in questo momento negli ambienti che si prendono carico delle dipendenze e dei consumatori di sostanze. Io non sono un grande oratore e sto iniziando a parlare adesso, quindi mi scuso prima se non riesco a esprimere perfettamente tutto quello che voglio dire. E esco un secondo da proprio quello che è l'emblema massimo, che è stato questo documentario su San Patrignano Netflix,
dove appunto arriviamo proprio all'estremo, dove ci sono stati morti, persone incatenate nelle piccionaie, cioè cose veramente abominevoli. Però io vorrei parlare pure di come secondo me funzionano oggi anche, no? le comunità terapeutiche. E io ho avuto varie esperienze, ho fatto sia il CEIS nel 94 quando era ancora vivo Don Mario Picchi, ho fatto un paio d'anni della Tenda, che è un'altra comunità che sta a Pietralata, vicino Pietralata, ho fatto la PARS nelle Marche, che è prevenzione, assistenza e reinserimento sociale. E volevo dire che comunque in maniera diversa, sicuramente in maniera più fina, in maniera come posso dire, sottile, no? Però viene comunque lesa la dignità delle persone, non ai livelli di San Patrignano, ma comunque se pensiamo che la maggior parte delle comunità terapeutiche sono appunto in mano a gestite comunque da cattolici o comunque da preti, sono molto meno quelle diciamo laiche, e comunque anche in quelle laiche purtroppo cioè vengono, che ne so, per dire, nelle comunità a doppia diagnosi, faccio un esempio, lo psichiatra secondo me non è usato solamente se un ragazzo ha problemi psichiatrici, allora gli dà il medicinale per frenare la psicosi, ma per mia esperienza personale, ogni volta che mettevo in discussione qualche regola della comunità, perché magari avevo più periodo di comunità rispetto ad altri ragazzi che venivano, venivo subito indirizzato dallo psichiatra perché così mi poteva bombardare di farmaci e reprime la mia personalità rispetto a quello che avrei voluto o potuto dire anche agli altri utenti. Avveniva anche sul fatto di essere obbligati ad andare tutti i sabati e la domenica in chiesa se non credevi, avveniva davanti a umiliazioni pubbliche, dovette mangiare per forza delle cose anche se non ti piacevano quando eri appena arrivato. E poi quali sono i principi comunque fondamentali per cui una persona si debba riprendere? Cioè, nel senso, sono per forza quelli della famiglia, della casa e del lavoro? E se io magari invece nel senso voglio curare la mia dipendenza ma mantenere la mia personalità o i miei ideali politici, allora non va bene. E quindi mi faccio, no? Cioè, volevo portare la mia esperienza rispetto a questa cosa. Ultimamente, facendo parte pure di un comitato antipsichiatrico, ho visto anche ragazzi molto giovani entrare in comunità a 19-20 anni, e uscì a 24, e confrontandomi mi dicevano: Alberto, io voglio rientrare in comunità perché non sono più capace a vivere fuori. E questa cosa mi preoccupa, no? Vedere un ragazzo di 20 anni che ti dice: non sono più capace a gestirmi la vita da solo, perché comunque sono abituato a stare in comunità, mi mette paura. Perché poi, che si fa con tutte quelle persone che comunque vogliono solamente, comunque vogliono continuare a fare uso di sostanze, o hanno deciso di fare un uso consapevole, o per dire vogliono solo curare una parte di dipendenza, ma non mettere completamente tutta quanto la loro vita in discussione. Non lo so, Daniele, penso che io va bene, no, nel senso ho detto tutto. Volevo solo dare una notizia rispetto a Antigone, che non so se è al corrente, visto che aveva parlato, che a noi, scusate se esco un attimo dall'argomento, ieri c'è stata una rivolta al G12 di Re Bibbia, sono intervenute le guardie, hanno mobilitato anche quelle d'ufficio. E noi facciamo parte di un comitato dei solidari e parenti, e quindi ci hanno detto appunto che sono entrati, hanno sparato lacrimogeni e menato alle persone che stavano protestando con i manganelli, hanno mobilitato tutto il carcere. Non so se a voi vi sono arrivate anche queste notizie.
Direi che visto la costituzione della popolazione carceraria non è tanto fuori tema quello che stai raccontando. E concludiamo brevemente. Scusa, a proposito di questa cosa, ci stanno arrivando più di qualche foglio dei magistrati di sorveglianza rigettano appunto a piccoli consumatori o piccoli spacciatori le pene alternative, dicendo appunto che non c'è pericolo di Covid all'interno di Rebibbia, quando le notizie che arrivano sono completamente diverse. Dicevamo che vogliamo concludere un po' ripetendo una sorta di appello, se volete, comunque un'esortazione a prendere in considerazione un ragionamento sulla partecipazione dei consumatori anche nelle fasi di progettazione, nel ripensare un po' quello che è il paradigma dei servizi stessi. Cioè, abbiamo tanti esempi, tanti aneddoti che ci sono anche nell'intervento nel territorio. Adesso purtroppo, per carenza di strumenti, gli stessi poliziotti li definiscono degli operatori. E dobbiamo veramente far sì che, addirittura prima di convocare la conferenza, di cercare di trovare dei modi affinché finalmente la voce dei cittadini consumatori sia ascoltata e presa in considerazione. A me, secondo me, no, mi sembra assurdo. In Spagna mi hanno fatto un corso dove io potevo, come tossico, cioè come tossicodipendente nelle narcosale, facevano dei corsi formativi dove tu potevi, ti insegnavano a fare il massaggio cardiaco, la respirazione artificiale, potevi andare in giro con il Narcan, potevi salvare una persona vicina a te se andava in overdose. E qui in Italia non esiste una cosa del genere, anzi il Narcan non te lo puoi nemmeno portare dietro. Lì appunto si parlava di proposte di no, corsi formativi, servizi sociali di supporto, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, si tratta, io sono una persona anche che vive in sedia a rotelle, sono una disabilità fisica, e in quest'ambito e anche poi in ambito psichiatrico, appunto si ricordava prima il concetto di recovery, che finisco veramente, nell'ambito delle battaglie delle persone con disabilità, a un certo punto la svolta è stata quando è stata data piena dignità alle voci delle persone con handicap, alle persone con disabilità. Questo passaggio anche all'interno del dibattito, se volete, antiproibizionista, quello più a noi vicino, quello dei servizi, è ancora da compiere fino in fondo. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutte e tutti. Grazie. Ciao Daniele, ciao Alberto, grazie mille a voi a Itamput. Raccogliamo infatti e condividiamo sicuramente l'importanza di dare voce ai consumatori e vi ringraziamo moltissimo per l'intervento. Ricordo agli interventi che seguono di rispettare i tempi perché cominciamo a essere stretti e quindi senza indugio do parola a Claudio Cipitelli, sociologo della cooperativa sociale PASSEC. Ciao Claudio. Ah, buonasera a tutti, 4 punti molto veloci. Ovviamente ho visto Sampa, l'ho anche commentato, ho fatto lo sforzo di iscrivermi a Netflix, va bene. Primo punto, da sociologo mi tocca trattare il tema del lavoro. Il tema del lavoro a Sampa è trattato, come dire, in maniera un po' ancillare. In verità basta andare a vedere il famoso volume che viene ripreso nella docufiction San Patrignano tra comunità e società di Guidicini Pieretti, per comprendere che Sampa era una fabbrica, era un'autentica fabbrica. All'interno del volume c'è l'elenco delle installazioni di lavoro, ebanisteria, montaggio, cromia, stampa, abbiamo i tagliatori, macchinisti, porcillai, ovini, carrozzeria, floricoltura, carpenteria, tombolo, insomma una serie infinita di attività che fanno oggettivamente di San Patrignano una fabbrica e un feudo. La cosa piuttosto interessante è che in questo libro, in questa ricerca che è francamente imbarazzante, è molto imbarazzante, si parla del lavoro secondo una logica morale, un fatto morale. E addirittura, come dire, scomodando Durkheim,
il gruppo di lavoro è una persona morale di sintesi e tutto il lavoro viene tematizzato ovviamente come un fatto morale. Il lavoro a San Patrignano, nell'immagine degli ex tossicodipendenti, è un fatto morale. Ma un fatto morale, un lavoro, ha come prerequisito il fatto che ci sia un pagamento, ma in tutta la ricerca non viene mai, mai citato una qualche forma di retribuzione. E questo fatto morale magari è acquisito avanti dalla popolazione di San Patrignano. All'inizio non è così. Nel tema aperto alla domanda 49, infatti, si chiede alle persone che accederanno a San Patrignano quali sono le cose e quando è entrata a San Patrignano che l'hanno colpita più in negativo e che cos'è che viene elencato. Il dover lavorare, il lavoro assegnato, mi si lavora troppo, si pensava al lavoro, il lavoro di gruppo, il ritmo di lavoro, turni troppo pesanti. Sono termini che si usano in fabbrica, ma questi ritmi di lavoro, a questo lavoro, a questi turni troppo pesanti, non corrisponde nessuna retribuzione. Allora, Sampa ci deve servire per mettere sotto critica, ovviamente, non soltanto quell'installazione, ma per mettere a critica in generale l'approccio che c'è stato con l'ergoterapia in moltissime comunità, in tantissime comunità, anche in comunità che noi riteniamo evolute, produzione di componenti, componentistica elettronica, insomma, io ne ho viste qualcuna in cui il lavoro veniva pagato con delle cifre, quando veniva pagato, assolutamente ridicolo. Allora ci serve per comprendere e riavviare un ragionamento sul lavoro e oggi aggiornandolo, ad esempio, sul reinserimento lavorativo. Quali sono i progetti di reinserimento lavorativo? Sono sartoriali, rispondono alle esigenze delle persone o molto spesso si configurano come delle autentiche torture per quanto riguarda persone che magari avanti con l'età e magari con delle patologie vengono, come dire, avviate o reinserite in lavori assolutamente importanti. E l'altro tema è il demansionamento. Tutte le persone che usano sostanze spesso subiscono un processo di demansionamento importante. In famiglia, nelle piccole aziende familiari, come nelle grandi aziende, come spesso in altre situazioni, c'è un oggettivo demansionamento della persona semplicemente perché è un consumatore. Il secondo tema che vorrei trattare sempre su Sampa è la sessualità. La sessualità. Guardate, questo è un tema assolutamente importante perché ci sono migliaia di giovani accolti che sono tutti quanti asessuati, vengono considerati asessuati. E quando c'è una pulsione in questo senso, una pulsione a ricercare l'affettività, tutto questo deve essere autorizzato dalla persona che gestisce o è negato, decisamente negato. Nelle comunità la sessualità, come in carcere, è negata. E questo, a mio modo di vedere, è un altro elemento che noi dobbiamo mettere a tema, che devono mettere a tema oggi le comunità ancora oggi esistenti, perché non è possibile ancora oggi pensare che giovani che vivono nella comunità per alcuni mesi, per anni, a volte per molti anni, ma appunto non abbiano diritto a nessun tipo di questo approccio. Il terzo elemento è l'effetto città. Nella ricerca viene appunto molti utenti di Sampa annunciano spesso più che denunciano questo effetto città di San Patrignano, che pone tutto il problema appunto di quello che Park chiamava l'effetto psichico, cioè si vive una città fuori dall'urbano, si vive in una città che ha delle regole sue, un ambiente suo e evidentemente una sua amministrazione, una sua governance. Attualizzandola per oggi dobbiamo dirci, è ancora valido il discorso che le persone che usano sostanza devono essere tirate fuori dall'urbano, devono andare fuori dall'urbano, devono andare in campagna, in un casale? O oggi dobbiamo dire l'intera città che va usata, è l'intera città che nella sua complessità che deve dare risposta alle dipendenze e tutte le installazioni di riduzione del danno, di comunità diurne, di drop-in sono preziosissime perché non tolgono le persone dal loro contesto, non tolgono le persone dal loro futuro nell'urbano e quindi è assolutamente importante. Alberto e Daniele sollecitavano il tema delle regole. Le regole
che a San Patrignano sono regole ossessive, ma altrettante regole ossessive sono presenti, erano presenti e forse continueranno ad essere presenti in tutte le installazioni comunitarie. Leo parlava dell'auto mutuo aiuto ordinato gerarchicamente. In verità, ed è giustissimo, in verità in moltissime realtà comunitarie c'è un'invasività delle regole veramente tremendo, una mistica dell'ordine che serve soltanto a rassicurare gli operatori. Tutto questo serviva a rassicurare e a tenere, come dire, a poter gestire in maniera evidentemente non sartoriale, non adeguata, non legata alla persona, un consesso di persone. Ma oggi ci dobbiamo interrogare, in molte delle nostre situazioni, il metodo non subisce a volte lo stesso processo? Non diventa anche quello, il metodo, una gabbia all'interno del quale accogliere o non accogliere le persone? Siamo disponibili a derogare ai metodi che ci stiamo dando, che ci siamo dati? O il metodo è un feticcio rispetto al quale le persone contano fino a un certo punto? Io ho in mente il volume che è fatto da Città della Pieve, una comunità che purtroppo oggi non c'è più con quei profili, perché è stata affidata ad altri, diciamo ad altri. Ecco, la comunità di Città della Pieve è stata la prima e forse l'unica che è uscita fuori dall'ossessione del metodo, limitando le regole a poche regole legate all'ordinamento civile, quindi niente introduzione delle sostanze, niente violenza sulle persone e regole che servono per gestire, ma contemporaneamente liberarsi di tutta quella serie di regole che non servivano a nulla. E c'è un capitolo specifico che parla di nuova etica per la vita di comunità. In questa nuova etica, evidentemente ci deve essere un rapporto diverso tra la persona che viene accolta nella sua complessità, quindi anche nella sua sessualità, anche nella sua voglia di ozio, perché il lavoro a San Patrignano era anche, come dire, la cura a San Patrignano e in molte altre comunità per evitare l'ozio, visto come qualcosa di approfondamente negativo, quando tutti quanti noi sappiamo di avere anche il diritto a momenti di ozio e non di svago, ma di ozio. E quindi la nuova etica per la vita di comunità è qualcosa che interrogava all'epoca San Patrignano, ma continua a interrogare le nostre comunità, le comunità ancora in azione, continua a interrogare i nostri servizi, i metodi dei nostri servizi, e dovrebbe spingerci tutti quanti a leggere e ad utilizzare quel dogo fiction, senz'altro per criticare quelle esperienze, per, come dire, farne oggetto di un dibattito pubblico, politico, indubbiamente politico, perché era precursore di molti altri eventi, ma per quanto riguarda la nostra policy community, per mettere a critica i nostri modelli di comportamento. Quindi, ripeto, il lavoro, la sessualità, la città e le regole oggi hanno ancora bisogno di essere ulteriormente trattate, ulteriormente messe a tema. Grazie. Grazie a te Claudio. Passo la parola a Franco Corleone, già sottosegretario alla giustizia e presidente del Comitato Scientifico di Società della Ragione, tra le altre cose. Ciao Franco. Franco, ci senti? Prova a attivare il microfono. Non ti sentiamo, bisogna che attivi il microfono. Leonardo, puoi darci una mano? Quel che posso fare l'ho già fatto. Diamo un minuto per vedere se riesce a collegarsi. Franco, ti vediamo nero e non ti sentiamo.
Passiamo intanto a Massimo Oldrini, intanto chiamo Franco per vedergli risolvere. Sì. Franco, proviamo a risolvere. Intanto diamo la parola a Massimo Oldrini, presidente Lila, Lega Italiana per la lotta all'AIDS. Buonasera, buonasera, grazie a tutti. Cercherò di andare molto veloce. Ho visto la serie su Netflix e parto da lì. Certamente mi ha colpito perché io ho vissuto l'esperienza dell'uso di eroina proprio in quegli anni, e nel 1980, per esempio, ho trovato un posto che secondo me, adesso abbiamo parlato tanto di comunità, ma non sono solo le comunità. A Milano c'era questo posto che si chiamava CAD, Centro Aiuto Drogati, ora ha modificato il suo nome, Centro Accoglienza per le Dipendenze. Lo voglio dire perché forse, se devo fare un appunto alla serie di Netflix, probabilmente anche dire che c'erano approcci e situazioni completamente diverse era importante. È stato comunque vedere questa serie molto forte il dibattito che ne è proseguito, intanto perché, per esempio, mi sembra, se guardiamo all'oltre, che non sono stati fatti grandi passi in avanti. Nonostante, per esempio, evidenze scientifiche, ho sentito molto parlare i ricercatori autorevoli di evidenze scientifiche, tutte queste evidenze dai politici non vengono prese in considerazione. Basti pensare alla riduzione del danno, lo specifico dell'organizzazione che ho la fortuna di presiedere. Questa strategia agli inizi degli anni 90 è stata presentata proprio come pragmatica, umanitaria e rispettosa dei diritti umani. Non nascondo proprio un grande dolore nell'aver visto alcune scene che sapevo, ho conosciuto altri ragazzi che sono stati a San Patrignano, è giusto dirlo, non solo a San Patrignano, come diceva Leopoldo, probabilmente in tutte quelle comunità dove il numero di ospiti era impressionante, hanno avuto e hanno visto episodi di violenza. Però appunto un approccio pragmatico, umanitario e rispettoso dei diritti umani vuol dire non solo non menare, ma non solo intervenire su un problema sociale cercando di destrutturare la personalità, perché questi sono tutti interventi che hanno quello come focus. Un'altra cosa che volevo dire è il contesto, è gli anni 70, io sono milanese, in quegli anni Milano è stata inondata di eroina, e ci sono altri documentari che, per esempio, dicono che probabilmente ci potrebbero essere delle connessioni tra pezzi di Stato, pezzi di malavita che hanno usato soprattutto le droghe pesanti per cercare di zittire tutta una fascia di popolazione giovanile che esprimeva probabilmente in modo, anzi certamente in modo non conforme, un malumore nei confronti di quello che accadeva. La preoccupazione, l'ho già detta, è oltre, non mi sembra che ci siano grandi scenari oltre il nostro dibattito che facciamo sempre grazie all'impegno di tutte le organizzazioni che sostengono questi momenti di riflessione. La politica è molto distante, i media mi sembrano molto distanti, o meglio, non è vero, Netflix e altri media trattano i temi legati al consumo di sostanze stupefacenti in modo un pochino più pragmatico, ma grandi testate, grandi firme del giornalismo lo trattano come se si stesse parlando di 30 anni fa, dove servono gli uomini forti e i mezzi forti per, diciamo, raddrizzare le persone. Non mi sembra che nel nostro paese
anche questa serie abbia stimolato delle riflessioni su che cosa è lecito fare e che cosa non è lecito fare, quindi delle discussioni etiche, per cui ci stanno dentro tutte le cose che sono state già dette. Ben vengano serie come queste che descrivono e raccontano dei pezzi di storia, probabilmente potrebbero essere integrati da tanti altri racconti di tante altre persone che in questi 40 anni hanno usato sostanze stupefacenti, hanno avuto problemi con le sostanze, ma poi hanno intrapreso altre strade e senza rinnegare il loro percorso hanno deciso anche molto spesso di impegnarsi per aiutare in varie forme chi ancora si trova in situazioni di difficoltà. Quindi un buon lavoro, quello che ha consentito l'avvio di tutto questo, speriamo che ce ne siano anche di successivi. Queste sono le cose principali che volevo dire. Grazie. Grazie mille a Massimo Oldrini, presidente di Lila. Ora riproviamo con Franco Corleone, che se mi sente può riavviare l'audio e la webcam. Ecco, sentiamo Franco. Prova ad attivare anche la webcam, così riusciamo forse anche a vederti. Eccoci qua. No, ti vediamo sempre nero, però puoi parlare. Vabbè, è un boicottaggio, informatico di cui prendo atto. Mi sentite almeno? Sentiamo, forte e chiaro. Ma devo dire che questa discussione ha un merito, quello di far ringiovanire chi è molto avanti negli anni, perché ci riporta veramente a decenni e decenni indietro, e ha fatto bene Pino Di Pino a ricordare una vicenda come quella del Parco Lambro, che qualcuno può anche recuperare in altra forma nella canzone di Gianfranco Manfredi su lo spacciato e lo spacciatore. E mi viene da ricordare che in quegli anni eravamo pochi a porre la necessità di una politica sulle droghe che non fosse repressiva e punitiva, ma punitiva non solo da parte dello Stato, ma punitiva anche da parte delle organizzazioni. Devo dire che abbiamo compiuto un grande lavoro in questi anni per portare a un livello della discussione e del dibattito diverso, che fa i conti invece con la questione dei diritti e delle libertà. Ora, la questione di Muccioli e di San Patrignano ha a che fare molto con la dimensione dell'ideologia del proibizionismo, quindi della guerra. E nella guerra è chiaro che muoiono tante persone, anche innocenti. Quindi è una logica di guerra e di violenza in cui Muccioli era l'esaltazione massima, ma è stato giustamente ricordato la figura di Don Gelmini e altri che erano legati a una dimensione del potere
sull'anima, sul corpo delle persone e in nome della salvezza di quegli individui. In realtà noi abbiamo avuto una storia lunga di scontri di potere, quello San Patrignano con la regione Emilia-Romagna, quella appunto di Amelia col sindaco che è stato ricordato prima, ma voglio ricordare che nel 20 anni fa io fui chiamato a giudizio, denunciato da San Patrignano per aver posto la questione dell'acquisizione. E quella giudiziaria, per fortuna, si chiuse a mio favore, ma anche in quell'occasione c'era una richiesta ingente di danni, perché l'idea è sempre quella di chiedere anche fare l'azione civile, così come poi la fece Serpelloni, sempre ai miei danni. Quindi diciamo che questa idea del potere di non vedere, non accettare critiche è durata molto anche dopo Muccioli, insomma. Io di questa discussione deve essere adeguato al nostro tema, che la azione che deve venire da questa visione dovrebbe dire: ma che paese terribile era l'Italia, almeno in una parte. Appunto è stato detto, ma contemporaneamente c'era l'antipsichiatria e poi questo mondo, perché la droga faceva paura, bisognerebbe un ricordo su anche quanti figli di borghesia buona furono a San Patrignano, quanti figli di personaggi dello spettacolo furono mandati a San Patrignano. Quindi quello diventava un luogo per i fallimenti di tante persone che affidavano appunto al mago, al santone o al padrone. Una storia brutta. Io penso che è stato giustamente ricordata la vicenda di Maranzano, non solo ucciso, ma poi trasportato in una discarica vicino Napoli, nascondendo il corpo. Nella sede di Forum Droghe della Società della Ragione a Firenze c'è in uno scaffale, in un armadio, tutta la documentazione dell'inchiesta e del processo su questo omicidio. Forse se riuscissimo con una piccola borsa di studio a far fare un bel lavoro su quella vicenda, credo che sarebbe doveroso. Ma per dire ancora, questa cultura sulla droga, come è stata ricordata prima, legata a una concezione del lavoro
nazista, ma in forme diverse c'è anche oggi ancora l'idea che anche per i detenuti ci deve essere il lavoro gratuito, e in carcere c'è il ancora no, non c'è la legge per il diritto costituzionale alla sessualità e via via queste cose. Ma quando abbiamo avuto recentemente il ministro Fontana, pensiamo che abbia concezioni diverse sulla droga di quelle che erano alla base di quell'esperienza, ecco. E allora il problema della politica deve essere posto, nel senso che se non ci fosse stata la Corte Costituzionale, io scommetto qualunque cifra per dire che avremmo ancora la legge Fini-Giovanardi. E quindi il problema è che la politica c'è, nel senso che aiuta di affrontare culturale i nuovi ricordo uno degli ultimi pezzi di Giancarlo Arnao era dedicato a Don Gelmini, era intitolato Fede Metadone. Ecco, riprendiamolo, rileggiamolo, troviamo ancora tutti i luoghi comuni che hanno fatto la storia della politica delle droghe della destra in Italia. E però dobbiamo dire che la sinistra non c'è, quindi non che non c'è una scelta delle forze di sinistra. Come lo affrontiamo questo ragionamento oggi? Questo mi pare il problema. C'è questo interesse archeologico, dobbiamo probabilmente trasformarlo in una ricerca sulle scelte da fare in questo tempo, che deve guardare diversamente, quindi il problema della legalizzazione, della decriminalizzazione dei consumi, di appunto la riforma che non c'è mai stata. Questo mi pare la lezione che dobbiamo apprendere. Leo, non ti sentiamo. Non si sente. Avete ragione anche voi. Grazie a Franco. Dicevo che l'audio era un po' disturbato, spero che la registrazione sia migliore e quindi poi si riesca a recuperare nel video che pubblicheremo successivamente su YouTube e Facebook. Io adesso ho ancora da dare la parola a Sambassi, Maria Stagnitta e Susanna Ronconi. So che Maria era in viaggio, per cui non so se è già disponibile per parlare, se lo è si palesi, se non lo è passerei la parola da Sambassi del Consiglio Direttivo di Forum Droghe. Sì, salve, buonasera a tutti. Purtroppo io sono dal telefono, per cui probabilmente non mi si vede. Mi dispiace molto, sarò velocissimo, siamo ben oltre l'orario, sperando che Maria Stagnitta riesca a trovare la connessione giusta. Non aggiungerò molto, sono state dette tantissime cose. Anch'io ho visto la serie, l'ho trovata interessante. Mi hanno colpito due aspetti, ma insomma sono stati anche ricordati da altri. Uno
questo aspetto legato un po' all'infantilizzazione che viene fatta delle persone, che è tipico anche appunto del sistema carcerario, i miei ragazzi, i miei bambini, eccetera, aspetto sul quale forse anche tutti noi che abbiamo esperienza del lavoro nel sociale dovremmo stare più attenti, perché le parole sono importanti e spesso non solo nel sociale ma anche nel mondo sanitario le persone diventano i propri ragazzi, i propri bambini, i miei, e quando invece forse sono insomma i miei collaboratori, le persone con cui lavoro, le persone con le quali mi interfaccio, eccetera. Questa infantilizzazione tipica delle strutture un po' appunto totalizzanti, che contraddice in pieno poi quelli che sarebbero gli obiettivi per cui vengono avviati dei percorsi, che sono quelli di responsabilizzazione. Quindi c'è questa fortissima contraddizione che c'è, già stato ricordato anche nel carcere, fra il fatto che cerchiamo una responsabilizzazione, una scelta delle persone nelle comunità e altrettanto, e poi però la strada è quella di definirli bambini, non dargli la possibilità di scegliere niente se non adeguarsi a un metodo, veniva ricordato prima. L'altro aspetto che mi ha colpito è, sul quale forse vorrei fare anche una piccola provocazione, è questo fatto che in quel periodo non c'erano solo si costituivano solo le comunità, tra virgolette, terapeutiche. Era un periodo molto vivo in cui sono nate tante comunità di convivenza, tante tipologie, tentativi anche di costruire dei rapporti sociali alternativi, diciamo, a quelli che erano quelli nelle città e quelli un pochino riconosciuti e promossi da un'impostazione generale e culturale. E quindi se la strada è quella di andare verso la scelta, cioè le porte aperte, l'entusiasmo anche nell'affrontare un percorso, forse dovremmo uscire anche dal termine comunità terapeutiche specializzate, forse dovremmo parlare di comunità o servizi e comunità che di accoglienza che hanno servizi socioterapeutici, in cui magari non ci stanno soltanto le persone che hanno dei bisogni legati al loro percorso di difficoltà nella gestione dei consumi, ma che vivono una condizione appunto di vita comune in cui anche i loro bisogni vengono affrontati con dei servizi. Questo forse potrebbe aiutarci, e mi leggo anche a degli interventi che mi hanno preceduto, anche a non schiacciare per forza quest'idea appunto che il percorso per recuperare un controllo sui consumi, per responsabilizzarsi rispetto a delle scelte che magari hanno portato a non riconoscersi o a sentirsi non adeguati, quindi a cercare aiuto rispetto all'uso delle sostanze, rientri in un tema di scelta anche del percorso di vita. E quindi usciamo dalla comunità terapeutica per mantenere i servizi di comunità d'accoglienza, che hanno al loro interno anche dei servizi di supporto sociosanitario, sociale, tanto quanto nei territori. Non avrei molto da aggiungere. Grazie ad Hassan. Maria è ancora fra le curve della bolognese, per cui darei la parola a questo punto, anche per concludere, a Susanna Bucconi, presidente del comitato scientifico di Forum Droghe. Prego, Susanna. Sì, grazie Leonardo, saluto tutte e tutti, soprattutto per la... Sono sparita dal video, non so perché. Eccomi. E ringrazio soprattutto chi ha tenuto fino a questo orario tardo. Cerco di essere breve, tantissime cose sono state dette, mi è sembrato uno scambio, una discussione molto densa.
Ho visto la serie, ovviamente penso che sia un buon lavoro e devo dire che mi ha fatto piacere in realtà verificare che comunque in questo paese c'è anche abbastanza desiderio e disponibilità a discutere di droghe, insomma, quindi questo mi sembra un fattore interessante. Forse dobbiamo essere tutti noi più capaci di sollecitare questo tipo di dibattito, ma in ogni caso ben venga che questo sia accaduto a seguito di una narrazione così, direi, ben fatta. Mi limito un po' a dire alcune cose su quelle che mi sembrano le ombre lunghe dal passato al presente, cioè rivedendo la storia di San Patrignano, che io conoscevo già molto bene, ma rivedendola all'oggi mi vengono in mente un po' quelle che sono le continuità, e quando dico le continuità lo dico dicendo le cose su cui dobbiamo continuare a lavorare con forza. Non voglio dire con questo che non sia cambiato niente in 40 anni, non è vero. Io credo che tra tutti siamo riusciti a cambiare molte cose, insomma, ricordo tutte le nostre battaglie sulle leggi che al di là anche delle sconfitte evidentemente, però hanno prodotto un dibattito molto, molto, molto forte, insomma, su che cosa vuol dire criminalizzare il consumo, quanto sia sbagliato, inutile e inefficace. Abbiamo cambiato perché abbiamo prodotto le politiche di riduzione del danno, che non sono solo quattro servizi in più, sono proprio un modo altro e diverso di guardare al consumo e ai consumatori. Le cose sono cambiate anche perché i consumatori hanno preso parola nel tempo, insomma, diverse cose. Ricordo che una parte non piccola degli italiani è a favore della legalizzazione della canapa, quindi insomma non dico che non sia cambiato niente, però ci sono delle ombre lunghe dal passato al presente che sono secondo me ancora molto ingombranti. La prima ha a che fare con la storia che abbiamo visto nel documentario, che è una storia di grande violenza. Allora, quello che diceva Grazia Zuffa, che ai tempi era sconcertata dal non vedere una reazione, no, scandalizzata a tutto questo, io lo vivo ancora oggi, nel senso che nelle discussioni, soprattutto dagli scritti di alcuni giornalisti sui media più importanti, io non lo vedo tutto questo scandalo, e anzi vedo un rinnovato apprezzamento tutto sommato, no, di una realtà che avrebbe, virgolette, salvato molti anche a prezzo di qualche violenza. Ecco, questa mancanza di scandalo, secondo me, è una continuità tra gli eri e l'oggi che ci deve interrogare. Così come ci deve interrogare questa cultura autoritaria che l'esperienza di San Patrignano ha espresso, che, come diceva bene qualcuno, insomma, non è ancora superata, ancora oggi, e ancora in alcune forme comunitarie. Una cultura autoritaria che, se mi permettete, io descriverei ancora come patriarcale, sottolineando in questo senso anche un aspetto di genere. Sono interessanti le immagini delle donne a San Patrignano, ed è interessante come il potere esercitato sugli ospiti di San Patrignano sia il potere della legge del padre, nel senso veramente più pesante e deteriore del termine, e credo che con questo abbiamo ancora molto a che fare. Un'altra onda lunga dal passato al presente è il populismo. Io sono stata molto colpita dalle parti che descrivono il rapporto con la politica e con i media, e mi è sembrata, come dire, un'esperienza antesignana di quello che viviamo oggi, in un'epoca in cui oggi la semplificazione del populismo, che è prima di tutto semplificazione di temi complessi, e poi è un modo della politica, no, di manipolare i sentimenti dell'opinione pubblica, oggi siamo dominati da una politica populista, e credo che quella storia ci insegni ancora molto oggi su questo approccio della politica con i temi sulle droghe. Terza ombra lunga, voglio ricordarlo, l'hanno già detto in alcuni, ma insomma è importante, quell'epoca lì è stata un'epoca di controriforma legislativa, perché San Patrignano è stato un protagonista della richiesta di una legge criminalizzante e più proibizionista,
Voglio ricordare che la 685 era una legge del 75 e apparteneva a quella stagione riformista delle leggi nel nostro paese, a quel decennio riformista, e certamente non era una legge perfetta, però certamente era una legge che aveva deciso di togliere il consumo personale dal codice penale e di togliere i consumatori dai manicomi. E quindi era sicuramente un passaggio importante. La stagione di San Patrignano è la stagione della Controriforma, è la stagione della 309, e la continuità è ovvia, noi siamo ancora governati da quella legge, con gli stessi presupposti, con la stessa criminalizzazione. Ultima ombra lunga, e poi chiudo, ma è la più importante, è l'inerzia culturale sul consumo di droghe. Cioè noi facciamo ancora i conti con un enorme stigma addosso a chi consuma, che viene visto mezzo malato e mezzo deviante o criminale. Una descrizione che ancora, secondo me, è pervasiva nel senso comune, e che è quella alla base di tanti disastri e di tanti guai che ancora oggi le persone che usano droghe si vivono. E credo che noi dovremmo fare uno sforzo per dire in maniera non tecnica, non con le parole e i linguaggi delle professioni, ma con le parole della narrazione, appunto, alcune cose molto semplici. Non è vero che chi consuma droga è incapace di intendere e di volere, chi consuma droga ha dei momenti di sofferenza e di non controllo, ma rimane se stesso e se stessa, e quindi come tale va trattato e come tale va anche curato. Non è vera la logica data per scontata del tutto o niente, cioè o sei completamente astinente o sei destinato alla morte. Non è vero, lo diceva bene Alberto di Itampuda nel suo intervento, voglio come dire, liberarmi della parte di sofferenza che mi dà un certo uso di droghe, ma poi voglio poter scegliere anche di usare in maniera controllata, consapevole e piacevole, perché no? E noi sappiamo che questo è possibile. Non è vero che chi usa droghe ha un destino di morte. Il destino di morte è costruito da un contesto sbagliato e nemico, violento e nemico delle persone che consumano sostanze. Quindi con queste ombre lunghe noi abbiamo ancora a che fare, e sono questi, credo, i temi che con la stessa passione con cui si discute attorno a questo film dobbiamo tutti rilanciare con forza e in alleanza tra noi tutti. Grazie. Grazie a te Susanna. Io non ho notizie di Maria, se per caso riuscisse a parlare ne saremo contenti. Nel frattempo comincio con i ringraziamenti, così almeno finiamo con solo mezz'ora di ritardo. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. C'è Fabio Scaltritti, è comparso Fabio Scaltritti, che forse potrebbe voler dire qualcosa in conclusione. Fabio Scaltritti della comunità di San Benedetto al Porto di Genova. Fabio? Mi sentite? Ti sentiamo, adesso forse ti vediamo anche se attivi la webcam. Può darsi? Eccoti, perfetto. Perfetto, perfetto. E poi chiudiamo. E poi chiudiamo. Allora, due piccole cose, molto rapido, un po' assistendo al dibattito e avendo visto una parte delle puntate che stanno andando in onda, mi è subito balzato agli occhi quanto in qualche modo nel nostro paese siamo chiusi dentro una bolla, cioè facciamo ragionamenti, costruiamo strategie, osserviamo i fenomeni con un orizzonte nazionale, e continua questo orizzonte nazionale a schiacciarci e a stringerci all'interno vecchie storie, vecchie culture, vecchie dinamiche legate ancora appunto ai fenomeni di cui parlavate prima. Allora, ciò che sta accadendo in altri paesi d'Europa, ma in altri paesi del mondo, sembra
sembra che non esista, non influenza minimamente ciò che sta accadendo in Italia. Il fatto che diversi stati del Nord America, altri stati del Sud America e altri stati in tutto il mondo stiano legalizzando, stiano trasformando le legislazioni, di fatto non ha una ricaduta diretta o nemmeno indiretta sul dibattito nostro in Italia. E questo è sicuramente un grosso limite. Io lo vivo come una frustrazione, perché appunto, riuscendo ad avere per altri motivi e altri fenomeni anche uno sguardo più aperto, tutte le volte che parlo di sostanze e di droghe devo in qualche modo togliermi gli occhiali e ridiventare miope e osservare ciò che succede solo nel nostro paese. Anche il dibattito su San Patrignano mi sembra che continui a soffrire di questa miopia. Ancora oggi analizziamo ciò che è accaduto e ciò che accade ancora in parte a San Patrignano con queste lenti, mentre invece perdiamo di vista un fenomeno, un processo più ampio, mondiale, che di fatto ci sta dicendo, non soltanto a voce o con l'esperienza, ma anche con dati, scienza, verifiche, ci sta dicendo quali possono essere le strategie migliori per lavorare meglio e per consentire alle persone di soffrire meno, prima di tutto. L'altro tema sul quale mi preme intervenire appunto in chiusura, voglio portarvi un esempio che è accaduto oggi nella città dove lavoro, ad Alessandria. Ad Alessandria un anno fa c'è stato un gravissimo episodio dove c'è stato un incendio in una tenuta agricola a 10 km da Alessandria. I pompieri sono intervenuti per spegnere questo incendio. Quando sono entrati nella casa c'è stata una grossa esplosione che ha distrutto in un colpo solo tutta la tenuta e ucciso tre agenti, tre pompieri, tre vigili del fuoco, e ne ha feriti altri. Dopo un mese di indagini è emerso che i proprietari, marito e moglie della tenuta, indebitati, avevano riempito la tenuta di bombole con un dispositivo e un timer per farla esplodere durante la notte. E quindi l'esplosione ha di fatto ucciso i pompieri che sono intervenuti. Questo era accaduto. I pompieri erano tre ragazzi giovani di Alessandria, molto conosciuti, molto amati e stimati in città e al di fuori anche della città. Alcuni di loro, tutti e tre anzi, partecipavano a iniziative, attività culturali, veramente erano dei cari ragazzi, e sono stati per un anno investiti e rivestiti di questo ruolo da eroi, i nostri eroi, gli eroi alessandrini, i nostri pompieri eroi, i nostri martiri. E fino a ieri questa è stata la loro rappresentazione. Oggi è uscito il giornale di Alessandria in prima pagina con il titolo che durante le indagini gli esami autoptici delle salme hanno evidenziato come uno dei pompieri deceduto avesse assunto cocaina, il secondo cocaina e cannabinoidi e il terzo cannabinoidi. Il titolo del giornale era appunto sui cadaveri dei pompieri tracce di stupefacenti, tutti e tre erano drogati. L'editoriale del direttore di questo giornale di provincia si intitola "I nostri eroi hanno perso il mantello", cioè non sono più gli eroi che credevamo, questo sostanzialmente. Ovviamente questa impostazione giornalistica è stata fortemente e duramente attaccata e criticata sostanzialmente direi dalla maggior parte della città, e che ancora oggi lo stanno facendo. Una parte dei nostri sono stati mezz'ora fa a un flash mob proprio davanti al giornale per criticare la scelta editoriale, non di dare o non dare la notizia, ma di sbatterla in prima pagina, svilendo e infamando in qualche modo il ruolo di questi ragazzi che sono mancati a tutta la città. Ecco. Però questo per dire ancora una volta quanto nella cultura perbenista delle nostre città, dei nostri territori, del nostro paese sia ancora fortissimo lo stigma, non verso il drogato solamente,
ma verso chiunque consuma sostanze anche occasionalmente o comunque viene colto a consumare sostanze, e questo comportamento in qualche modo macchia indelebilmente in qualche modo la figura, l'operato, la storia, la vita delle persone. Non sono più eroi, questo è stato il messaggio del giornale. Proprio per, spero di essere stato sufficientemente chiaro, di non aver fatto confusione, però ecco, quello che oggi ancora siamo come cultura, magari non dominante, ma ancora importante, è purtroppo questa roba qua. Grazie mille Fabio, sei stato chiarissimo. A questo punto ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti questo lungo pomeriggio dalle 3. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono rimasti un centinaio fra webinar e social alle 6.32